Credo che siamo un po' gli esemplari dell'inizio, perché siamo in tempi sono le 9.05, non succede mai di solito, no? No, niente, quanto ora accademico, visto che in buona parte ci siamo, perché dovremmo essere una quarantina, quelli che mancano arriveranno. Siamo invitati dall'organizzazione Don Massimo a iniziare tutte le sessioni prendendo il libretto a pagina 5 con una preghiera di inizio. Siamo in ambito di pastorale della salute, quindi credo che questo sia assolutamente opportuno. Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore Gesù, Maestro di sapienza e di vita, ci benedica e ci custodisca nel suo amore. Amen. Allora, iniziamo questo nostro incontro. Grazie per la presenza e prima di tutto vorrei portare il saluto del direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, Don Massimo, che essendo solo lui come direttore non può essere dappertutto, quindi ha pregato nelle varie sezioni di salutare a suo nome se può passerà in qualche momento a portare anche immediatamente il suo saluto. Il tema di questi nostri incontri a livello di tutte le sessioni parte da un titolo, feriti dal dolore e toccati dalla grazia. E chi è abituato a partecipare ai convegni della CEL, la Pastorale della Salute, ricorderà che anno per anno si stanno mettendo a fuoco alcuni aspetti. L'anno scorso è stato l'attenzione sullo sguardo, quindi sui sensi, ma sullo sguardo l'anno scorso, quest'anno sul tatto. E il fatto di porre l'attenzione sul tatto, me lo insegnate voi meglio di tutti, che soprattutto a livello di persone anziane che hanno problematiche anche di demenza, eccetera, il tatto diventa uno degli aspetti significativi e importanti della relazione con le persone. Il toccare, il saper toccare, il sapere essersi anche proprio fisicamente toccare, farsi sentire, credo che sia uno degli aspetti importanti della nostra relazione con le persone. E immagino che molti di voi abbiano questa esperienza, quindi io non vado oltre questo aspetto del toccare, anche perché probabilmente verrà fuori anche durante le relazioni. L'incontro di oggi, che avrà la durata fino alle ore 13 e con un intervallo alle ore 10.30, vede la presenza di quattro persone che voi naturalmente conoscete in parte o non conoscete, ma che sono la dottoressa Boniello di Roma, che ha una
lunga storia nell'ambito del discorso sugli anziani, eccetera, ma poi dopo in fase di presentazione del proprio lavoro diremo qualcosa di più. La dottoressa Bartorelli, mi stavo sbagliando, ma sì, la dottoressa Bartorelli, che ha una lunga storia nell'ambito della storia dell'Università di Roma sul discorso della malattia di Alzheimer, la dottoressa Moriello, geriatra, anche lei, ma dopo diremo di più, il dottor Zanetti, che dirige il reparto dell'unità operativa Alzheimer dell'IRCS di Brescia, e Francesco Mommelli, che è presidente di HCL Italia, di cui poi si parlerà. Io vorrei cominciare un attimo con qualche piccolo commento che prende le mosse anche da ciò che c'è scritto su questo libretto, e che sono quattro parole: non dimenticare di chi dimentica, non dimenticare chi dimentica. E sapete il dramma, no, che c'è nell'ambito del mondo delle persone con problematiche di demenza, soprattutto di Alzheimer, il cui dimenticare diventa il problema formidabile per la famiglia, per la moglie, per i figli, per tutti. Dimenticano. Ed è quasi scontato che all'inizio il nucleo familiare si arrabbia perché una persona dimentica. Si arrabbia perché non capisce, non riesce a comprendere che non è una volontà della persona quella di non ricordare, ma purtroppo è un fatto che la malattia produce. E quindi non ricordare è un problema che invade tutta la famiglia. Non solo, ma che rende difficile il rapporto nell'ambito familiare. Ma di questo ve ne parleranno loro, che sono gli esperti. Il dottor Zanetti, quando gli ho chiesto di partecipare, mi ha portato due fogli di carta e credo in modo abbastanza interessante un articolo del Sole 24 Ore in cui si parla del tatto come il più filosofico dei sensi. Io ve lo lascio come slogan, no? Il tatto è il più filosofico dei sensi. Perché io sto qui in questo momento a parlarvi di questa cosa, che non sono medico, non sono niente, sono solo parte dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute, del gruppo di concentrazione assieme ad altri, e perché nella mia storia personale, e qui permettetemi di giustificare questa mia presenza in qualche modo, ho avuto la ventura di poter dare vita a due reparti ospedalieri di Alzheimer, gli unici due reparti ospedalieri di Alzheimer che oggi ci siano in Italia. Non ci sono reparti ospedalieri in Italia per la malattia di Alzheimer, ce ne sono solo due, uno all'IRCS di Brescia e uno al centro di San Maurizio Canavese vicino a Torino, nell'ambito sempre di una struttura di trattamento tecnico. Ho avuto questa avventura e quindi anche una esperienza di approccio a questo problema, partendo dall'inizio con il professor Luigi Amaducci. Questo vi dà l'idea anche dell'età che posso avere, ma questo non importa, perché in mezzo tra le persone che hanno problemi di memoria. Quindi, il professor Luigi Amaducci è stato il primo maestro in Italia sul discorso della malattia di Alzheimer. E un giorno, venendo a Brescia, proprio perché stavamo pensando di inventare questo reparto con tutte le difficoltà del caso, perché stranamente poi a livello nazionale e a livelli regionali non è stato riconosciuto nessun altro reparto di Alzheimer, questo credo che non sia una buona cosa. Bene. Ecco, me ne parlo perché questa esperienza mi ha portato ad avere una certa sensibilità, una certa attenzione a questo mondo, che è un mondo di
pieno di meraviglie, è pieno di sorprese, buone e anche non buone. Noi abbiamo a che fare con persone che hanno dato una vita, hanno dato una vita alla società, alla famiglia, alla chiesa, ovunque sono trovate, e che abbastanza rapidamente si trovano ad essere dimenticate loro perché dimenticano. Dimenticate loro perché, per cui una lunga esperienza di vita non ha neppure la possibilità di essere portata a conoscenza dei propri figli, dei propri nipoti, eccetera. È un'esperienza che rimane chiusa in se stessi nel mistero della loro sofferenza mentale. Ecco, è di questo mondo che oggi parliamo, e diamo il tempo alle persone che si prendono il tempo di cui hanno bisogno. Io raccomanderei di stare in tempi piuttosto modesti, in modo da avere anche un colloquio con voi, e anzi inviterei che, qualora ci fosse qualche momento in cui credete di dover dire qualcosa, interrompete e chiedete al relatore spiegazioni o altro. Allora invito qui per prima la dottoressa, i nomi vedete, diciamo già, la dottoressa Luisa Bartoletti, che a Roma è stata un po' la prima genitrice, diciamo così, della visione, dell'attenzione verso questo mondo, e che fa parte ancora della è geriatra, fa parte ancora della come si chiama, dell'uva, del mondo dell'Alzheimer, eccetera, presso la ASL di Roma A. E, no, non è Roma A. Ecco, va bene, lo dirà lei meglio dopo. Volontaria del Mitalsi, ha pubblicato centinaia di articoli, quindi... Ah no, sto leggendo male. È presente l'associazione psicogeriatrica della Regione Lazio, presidente Alzheimer Uniti Onlus, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete che siamo tutti sulla buona strada. Vi lasciamo la parola perché è un'autorità in questo senso e non vogliamo occuparvi. Molte grazie, anzi io sono onorata di questo invito, di cui ringrazio Fra Marco e anche il collega Zanetti, naturalmente tutti gli organizzatori. Buongiorno a tutti. Come vedete, io ho voluto iniziare, dato il contesto in cui ci troviamo, ho voluto mettere come sfondo questo mosaico di Santa Maria in Trastevere a Roma, perché ha veramente un'originalità. Cioè, se voi andate a vedere le figure del Cristo con Maria, vedete che Cristo abbraccia la madre, e credetemi che in epoca bizantina, no? Così rigida, no? nelle sue figurazioni, è qualcosa di veramente molto straordinario. E mi ha sempre molto colpito, no? Questo gesto affettuoso, e quindi ho pensato che in questo diciamo contesto anche dei sensi, del tocco, non del tatto, ecco, poteva essere un avvio favorevole, anche perché ci ho affiancato questo parole di Paolo che dice, vedete, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove, e questo che tutto il percorso che ha fatto anche Fra Marco parla di questo. Ecco, ecco. Allora, in effetti c'è stata un'evoluzione nei sistemi di cura, no? Non possiamo negare la progressione della scienza della clinica, che ci sono tecnologie innovative, però accanto a questo
si desidera un'organizzazione dell'assistenza più umana, no? La umanizzazione della medicina, come si dice spesso. E accanto a questo c'è anche una maggiore consapevolezza della gente che richiede i propri diritti e non tollera più certe situazioni. Ecco, il passato è questo nei riguardi dell'Alzheimer, no? Qui abbiamo il nostro Lois Alzheimer come il vecchio manicomio, no? Come era una volta, però Alzheimer ebbe questa originalità di riconoscere che questa persona di cui lui si occupava e poi le altre che seguirono avevano una situazione diversa, una diagnosi diversa, no? E così che ha dato il nome alla malattia, che però, vedete, questa è la foto di tutta la neurologia dell'epoca d'oro tedesca, ecco, che era, come vedete, molto medicalizzata, erano tutti medici, tutti scienziati, e vedete che quegli seduti, fra l'altro, sono tre italiani, no? Questo è anche importante, far vedere che c'è stata, no, una nostra presenza in questa, in questo primordio, diciamo, sono il famoso Perusini, Bonfiglio e Cervetti, che erano, diciamo, dei neurologi importanti. Questo invece è il presente, no? Il presente porta a una non medicalizzazione anche, perché a parte, diciamo, i modesti risultati che abbiamo avuto dalla terapia farmacologica, poi si è visto che, diciamo, non è più il medico al centro, no, di queste situazioni, ma è un'equipe multiprofessionale, e questo è dovuto anche al fatto che i numeri sono talmente importanti che, diciamo, devono, l'assistenza deve entrare in un problema di priorità sociale, diciamo. Ecco, quindi bisogna un po' riconsiderare la demenza, no? E non è più questa Augusta Detter che era la persona studiata ad Alzheimer, vedete qui con la sua povera scrittura, ma questi sono gli attuali volti dell'Alzheimer, quello delle donne, delle madri, delle mogli, no? E parlo al femminile perché c'è una prevalenza femminile, ma non di molto comunque. Ecco, allora chi sono queste persone? Perché io faccio vedere questa foto? Questo è il gruppo di persone che frequenta tutti gli anni il convegno di Alzheimer Europa, no? Cioè sono un gruppo proprio di malati che vuole dire la sua, no? Sono persone fragili, però affette appunto da molte perdite, però che hanno ancora grandi capacità conservate e soprattutto sono ricche di affettività e hanno un canale emozionale, come poi vedrete anche più tardi, è importantissimo per entrare in comunicazione con loro. E naturalmente ogni anno cambia qualche volto, perché il gruppo è formato da persone in fase lieve, ma rimangono sempre molto compatti, e il loro motto è nulla che ci riguardi senza di noi, e dicono appunto la loro, e in questo modo contribuiscono a cambiare anche la percezione pubblica della demenza, no? A riconsiderarla. Ora, noi diamo per scontato che voi un po' conoscete il quadro clinico, anche perché credo che ieri ci sia stata un'altra sessione sull'Alzheimer che ha parlato di questo, no? E sappiamo che ci sono deficit cognitivi, deficit di comportamento, disturbi del comportamento, che peraltro noi geriatri facciamo sempre derivare da un contesto non favorevole alle persone, no? Ecco, è un po' a differenza dei nostri colleghi neurologi. Ci sono alterazioni poi dello stato funzionale e poi c'è quasi sempre una comorbidità, in quanto sono persone anziane che soffrono anche di altre malattie. Quindi di tutto questo contesto noi dobbiamo tenere conto. E poi c'è un sistema sensoriale che spesso è compromesso, e questo riguarda più la nostra seduta. E vedete che c'è una perdita frequente di olfatto e quindi di gusto, c'è una difficoltà dell'udito verso, soprattutto quando le fonti si sovrappongono, ci sono difficoltà di vista soprattutto nei riguardi dell'abbagliamento. Invece l'unica, diciamo,
senso che permane più a lungo di lei, non si perde, è proprio il tatto, no? E questo però io lo lascerò al collega Zanetti. Ci sono anche dati di personalità, no? Mi piace dirlo questo, vedete che si dice che all'esordio l'io, l'identità è minacciata, l'esordio della malattia, poi c'è l'io smarrito in una fase centrale e poi l'io sommerso, no? Colpito. E noi questa identità dobbiamo anche attraverso l'approccio sensoriale cercare di mantenerla il più possibile fino alla fine. E questi disturbi sono spalmati lungo tutta una fase di malattia, però ecco, più che stadi di malattia, cerchiamo di cambiare il linguaggio proprio per avere un approccio positivo a queste persone. Cioè chiamiamoli livelli di vita, e lo stesso non usiamo la parola setting, no? I vari setting, usiamo la parola ambienti di vita, no? Perché appunto il luogo delle cure è importantissimo e connota molto spesso l'efficacia dei risultati che abbiamo in questo approccio. Ecco, l'approccio che deve essere positivo, e a me piace molto questo quadro che è del figlio del Tiepolo, del Tiepolo più importante, sta al Museo del Settecento di Venezia, e che si parla del mondo nuovo, il mondo nuovo, no? Io riprendo un po' quella frase di San Paolo, cioè rivolgersi tutti, vedete, verso qualcosa di innovativo. Ecco, perché appunto, tornando a quel discorso di prima, le aspettative aumentano e aumentano le esigenze della gente, e mi piace questa frase del professor Trabucchi che dice: è necessario prenderne coscienza evitando nostalgie e comportamenti consoni alle epoche precedenti. Quindi dobbiamo sempre andare avanti, no? Facendo calare i pregiudizi. E diciamo un metodo per realizzare questi progetti è il metodo Gentle Care, no? Un modello positivo di assistenza. Ecco, che differenza c'è tra i vari modelli? Che differenza c'è tra i vari modelli, no? Il modello tradizionale è quello che cura i sintomi. Il modello Gentle Care invece si rivolge alla comprensione dei problemi delle persone, no? Di qua c'è un dualismo corpo-mente, di qua invece c'è metà corpo-mente e anche spirito per noi. C'è un'enfasi sull'efficienza, qui c'è un'enfasi sulla comunicazione e i valori che portiamo avanti. Di qua c'è un personale distaccato, noi ce lo vogliamo coinvolto, cioè non vale più quel detto, no? Il medico pietoso, adesso non mi ricordo cosa diceva, noi vogliamo che il personale sia coinvolto. E non c'è più il prevalere della sapienza medica, come dicevo prima, ma c'è un team che è un'equipe multiprofessionale che è il principale agente terapeutico. E poi non c'è più un ambiente di tipo istituzionale, ma cerchiamo sempre di creare un ambiente più domestico, no? Proprio da domus. Ecco, noi lo chiamiamo modello protesico, questo perché lo chiamiamo modello protesico? Perché, vedete, è come andare a coprire qualcosa che manca, come si mette una gamba artificiale, no? Quando manca un'altra, ecco qui abbiamo invece una protesi che è formata dalle persone, dalle attività e dallo spazio fisico, è una triade questa protesi, ecco, con dei programmi particolari sulle attività che adesso anche vedremo, perché il Gentle Care prospetta, vedete, una gerarchia di attività, no? Che partono dal core delle attività, diciamo, di base, dell'alimentazione, la cura di sé, eccetera, e poi via via va alle attività significative superiori. E ecco, l'importante è vedere come, diciamo, questa protesi, no? Questo che noi facciamo, ecco, deve essere adeguata al deficit della persona, perché se noi aiutiamo troppo, no? Cioè diamo una protesi esagerata, diciamo,
togliamo autonomia alle persone, no? Tipicamente chi imbocca una persona non è ancora capace di mangiare. E l'altra parte, però, se c'è una protesi scadente, diciamo, ecco, allora provochiamo stress perché, diciamo, diamo impulsi a cui non si può rispondere. Quindi la protesi deve essere arrivata. E l'obiettivo qual è? È il benessere, no? Inteso come il miglior livello funzionale, ma percepito dal soggetto. Ecco, non deve essere solo percepito da noi, no? Con le nostre regole. E in assenza di stress, perché lo stress sappiamo che è sempre molto negativo e peggiore la cosa. Qui c'è un grafico che va a vedere come uno stress, un alto livello di stress, per finire in una reazione catastrofica in un reparto, ecco, mentre invece se si applicano le buone pratiche non è tutto va bene. Allora, parliamo un attimo delle persone. Allora, le persone, qui ho voluto mettere Cosme Damiano e Santi Medici, no? Che erano nella gratuità, no? dell'assistenza. Ecco, noi cosa richiediamo al personale? Certamente richiediamo competenze specifiche sugli argomenti che trattiamo, però anche questa capacità di osservazione e di ascolto che riesce a mettersi poi in comunicazione con la persona anche in fase avanzata. Ecco, e diciamo che la persona con demenza appunto evoca tanta negatività e questo bisogna, a volte sono dei pregiudizi perché bisogna riconsiderare, no? e riadattare. Non è la cura ma sono le cure e la pazienza è una grande virtù terapeutica e ci vuole la comunicazione, ma a volte anche il silenzio, no? Cioè a volte l'operatore non riesce a stare in silenzio accanto a una persona, eppure basterebbe fargli capire che c'è questa permanenza accanto a lui, no? E questo già sarebbe molto rassicurante e una comunicazione non verbale. Quindi bisogna anche che il personale impari a lavorare in gruppo, no? Qui c'è un'ipotesi di che punto professionale, non è detto che sia il geriatra, ma sarà un altro medico, ecco, però insomma le altre figure professionali sono molto importanti e noi le vorremmo tutte nelle nostre equipe, purtroppo molto spesso, no? dobbiamo desistere. Ecco, questo è uno studio giapponese fatto su moltissimi numeri che ti dice che in fondo per l'efficacia degli interventi il personale è la cosa più importante, no? È l'efficacia maggiore e proprio come cambiamento di attitudine. Vedete, qui sono abbiamo fotografato delle attitudini un po' diverse da quelle solide. Ecco, e soprattutto poi si deve fare un'autoconsiderazione, un'autoconsapevolezza personale, no? Mettersi delle domande. Stanno bene le persone che ci sono state affidate? Qual è la loro qualità di vita, quella delle famiglie, qual è il piano? Ecco, esiste un piano, è molto importante personalizzare l'assistenza creando un piano individuale ogni volta. E poi anche questo che avviene molto spesso, in che modo le mie azioni personali influenzano la vita delle persone che mi sono affidate, no? Tutte volte noi proiettiamo i nostri problemi su quelli degli altri, interrompendo. Comunque, sostenere ma non troppo, perché abbiamo detto che anche l'eccesso, no, può essere negativo. E poi, come persona, c'è anche il caregiver familiare, ma io di questo non mi occupo, perché ci sarà la dottoressa Borriello che da suo parlerà di questo. Ecco, segnalo solo questo grande peso, questo grande burden che esiste sui familiari delle persone con demenza. Queste sono le carbonaia di Van Gogh, ecco, che danno questo senso di peso. Ecco, comunque, a proposito della comunicazione anche non verbale, c'è questa frase di Sant'Agostino che dice: le parole insegnano, gli esempi trascinano, ma solo i fatti danno credibilità alle parole. Mi piace molto questa concretezza, diciamo. Poi, della protesi fanno parte le attività.
Allora, io quali sono gli obiettivi? Creare piacere negli altri, tante cose, cuidare di altre persone, i compiti, ecco, pulire i compiti, molto importante, come si fanno queste attività. Bisogna sempre personalizzare. Bisogna sempre personalizzare molto, non possiamo dare dei compiti diciamo banali a persone che magari hanno avuto una vita intellettuale forte, no? Quindi anche questo compiti finalizzati molto importante proprio per arrivare ruoli e poi la socializzazione anche è molto importante. Vabbè, questa è una frase un po' romantica, lasciamo perdere. Ecco, quindi questa la famosa formula 5+10 del gentle care, in cui qui ci sono le attività della vita quotidiana che ovviamente non vanno trascurate, però poi c'è tutto il resto, vedete, ecco qui lo mettiamo così, ecco. Abbiamo messo anche pregare. Allora, tutto questo ci porta a un concetto di riattivazione, cioè noi non parliamo di riabilitazione perché è molto difficile, diciamo, un recupero quante, che sarebbe il fine della riabilitazione, no? Noi cerchiamo di riattivare, una parola che secondo me è più calzante. E non parliamo più, per esempio, di terapie non farmacologiche, perché dobbiamo usare un termine negativo per parlare delle nostre attività. Parliamo di interventi psicosociali, e anzi, parliamo di interventi, come usano adesso, ecopsicosociali, proprio per far entrare nelle attività anche questo prospettiva ambientale molto importante di cui parlavo prima. E la nostra IP ha fatto già una valutazione, credo 20 anni fa, su questo, no? Ecco, messa così questa vecchia diapositiva, 20 anni fa ha mostrato che era importante valutare le attività proposte volta per volta, e vedete, c'è del più, c'è del meno, no? Eccetera. E infatti noi siamo un po' accusati, noi che facciamo questo tipo di assistenza, di misurare le nuvole, no? Perché ecco, questa è un'installazione di Jan Faber molto famosa, l'uomo che misura le nuvole, ma noi pensiamo che dobbiamo andare avanti su questo e siamo anche confortati dalla letteratura, perché per esempio il terribile NICE, istituzione molto rigida, ci dice che le persone con demenza hanno diritto alla terapia farmacologica, ma anche alle nostre terapie cognitive e altro. E anche la Cochrane, anche questa che revisiona sempre molto rigidamente, no, i nostri articoli, ci dice che ci dice che è vero che ci sono poche dimostrazioni di efficacia, però dobbiamo continuare su questa strada e quindi noi continuiamo. Quindi noi in questa zona della complessità, che è l'assistenza alla persona con demenza, no? Che è molto difficile, ecco, dobbiamo un po' barcamenarci fra la medicina accademica col proprio ordine controllato, con le evidenze scientifiche, e quello che è la medicina narrativa, cioè questo rapporto forte che dobbiamo avere con le persone, no? Comunicando sia verbalmente ma anche poi nelle fasi successive in modo non verbale. E passo in rassegna molto rapidamente, perché la ricordire, poi magari vedremo qualche filmato se avremo tempo. Questa è la più famosa, che è la famosa terapia di orientamento reale fatta con oggetti, no? Per rinvigorire la memoria, soprattutto anche aiutandoci con programmi. Adesso usano molto i programmi informatici, questo è un primo programma che uscì tanti anni fa, non mi ricordo, però diciamo che in definitiva non sono molto graditi perché sono poco socializzanti, diciamo, quindi sono
insomma, ci rivolgiamo più facilmente ad altri. E poi è importantissimo il movimento, perché c'è un grande rapporto, no, con il cervello e con la sua cognitività proprio, questo è dimostrato anche dalla letteratura. E, ecco, però basta di questi articoli, no, che banalizzano questa meraviglia della stampa proprio, perché banalizzano, no, queste attività che si fanno con ben altri scopi. Ecco, a volte la musica si può aggiungere alle terapie di riattivazione motoria, ecco, e sono molto favorevoli, e poi soprattutto occupare il tempo, no? Ecco, che non ci siano momenti certamente di riposo, ma non di sosta, diciamo, ecco. E la terapia occupazionale, anche molto con i suoi laboratori, è molto importante, ecco, proprio però come esercizio della manualità fine, no? Della destrezza, no? Perché voi sapete che uno dei sintomi anche importanti della malattia di Alzheimer è la aprassia, ecco, e quindi diciamo, è molto importante questa progettualità dei movimenti fini, l'esercizio della manualità. Ecco. Ecco, qui c'è qualche scena. Ecco, e poi la musicoterapia che va alla grande, nel senso che ormai è diffusa dappertutto, è molto gradita dai pazienti, anche qui bisogna poi evitare gli eccessi, comunque è un grande canale di comunicazione, un grande strumento di relazione, e ormai si fa in tutto il mondo, vedete, dall'Iran ai paesi occidentali, naturalmente sono stati i primi, dappertutto c'è questo bel libro di Oliver Sacks che ci ha lasciato da poco, fra l'altro, e perché è proprio un processo sensoriale percettivo, quindi qui entrano un po' tutti i sensi, ma abbiamo anche delle evidenze per cui siamo andati a vedere quali aree del cervello vengono stimolate poi dalla musica, e sono diverse a secondo se si ascolta, vedete, se si pensa alla musica, pensate che Beethoven era sordo quando ha scritto la nona, no? Quindi la pensava, diciamo. Ecco, quando ci sono reazioni emotive, quando si suona anche la musica, infatti è molto bello far partecipare in qualche modo proprio al suonare, no? Qui un filmato che potremmo vedere. L'arte terapia in genere, anche molto importante, sempre come riattivazione, come attività. Qui siamo anche confortati dalla letteratura, qui credo di avere anche un filmato da far vedere più tardi, l'arte del qui e ora. Questa è una famosa diapositiva che tutti conosciamo, tutti gli addetti ai lavori, che fa vedere diciamo, il processo di questo pittore, che era un pittore dei suoi autoritratti, no? E vedete come cambiano a seconda della fase di malattia, però direi che per me il più bello è il terzo, quando lui era già in fase avanzata, perché forse comunicava veramente le sue emozioni durante la sofferenza, diciamo, no? Quindi mi piace molto il terzo. Ecco, questo è perché abbiamo visto un po' la stessa cosa in una nostra paziente che amava molto riprodurre Modigliani, no? E vedete come piano piano, no? Riproduce un po' come è avvenuto in quel pittore tedesco di prima. Altri tipi di attività, per esempio da fotografie ricavare dei cartoons, perché lì questo rinforza l'identità, l'autostima, ma è dimostrato che anche solo con visioni stimolanti, diciamo, si riesce anche a produrre riattivazione cognitiva. Questo era, noi avevamo la madre di un nostro professore che stava 6 mesi in Antartide, perché conduceva questa nostra missione in Antartide, e quando tornava portava sempre queste fotografie e lo ricordavano, dopo tanti mesi lo ricordavano benissimo, perché era stato molto stimolante. Anche la lettura di poesie, qui è stata una partecipazione a un quartiere, do qualche stimolo, no, di attività che si possono effettuare e che implicano tutti i sensi, naturalmente, no?
la terapia dell'assistente, la pet therapy, diciamo, no? Ecco, anche qui il toccare, no? Il tatto, il toccare queste coniglietti morbidi, queste, è molto efficace, è molto affettuoso e stimola molto la comunicazione. Anche la drammaterapia, cioè qui per esempio si tratta di leggere per esempio sul giornale alcune notizie, sceglierne una sempre scelta da loro e poi riprodurla, no, con una scena. Anche di qui c'è una bella, un bel filmato, per esempio, a tempo lo vediamo, perché c'è si stimola la creatività, c'è anche una costruzione di storie e poi un'identificazione nei ruoli di queste storie che si sono scelte, diciamo, l'uso dello spazio anche. Questi sono anche il contatto con la natura, no? Diciamo, si tratta di ortoterapia, ma c'è il famoso giardino Alzheimer, che è un giardino sensoriale, eccolo qua. L'abbiamo anche chiamato, abbiamo fatto il giardino dei cinque sensi, no? Perché anche questo stimola tutto. Ecco, è anche la più povera delle terapie, è questa famosa olfattoterapia, che però, diciamo, ottiene dei buoni risultati. Anche noi l'abbiamo praticata varie volte, sia con profumi consoni alla memoria, no? L'odore del caffè, della lavanda, del miele è molto importante per questi anziani. Poi io metto sempre, per salvare le acque, metto sempre questo tondino del premio Nobel, perché in fondo due ricercatori hanno avuto il premio Nobel proprio perché hanno trovato le connessioni fra il sistema olfattorio e la corteccia, diciamo, superiore, diciamo, quindi importante. C'è qualche cosa. Questa era un'allusione alle famose Madeleine di Proust, no? Il profumo della Madeleine, e questo, non so se conoscete la famosa officina farmaceutica di Santa Maria Novella a Firenze, dove si è investiti da questi profumi, no? Che veramente ti lasciano. Questo anche in Russia c'è il famoso giardino di Chekhov, quindi anche tutto questo è un lavoro che abbiamo fatto noi, che ci ha sorpreso, perché avevamo trovato tre odori piacevoli e tre non piacevoli, e invece siamo stati smentiti dai nostri pazienti, perché hanno trovato delle connessioni, si vede, di memoria piacevoli anche con quelli che noi ritenevamo sgradevoli, tipo il cavolo, tipo l'acetone, mi ricordo l'acetone, lo smalto delle unghie, no? per le donne, ecco, per cui poi erano tutti piacevoli. Questo ha portato sì che ci sia anche una strategia multisensoriale, no? Che è quella, la filosofia Snetsen. Snetsen è una parola che viene dall'olandese, no? Che vuol dire esplorare con i sensi, diciamo, ecco, facciamo, c'è riferimento all'olfatto, ma è per tutti i sensi, e è una stanza in cui ci sono tutti questi, queste stimolazioni, no? Anche tattili, nel senso che ci sono delle stoffe, no? Di consistenza diversa, di cui, no? Si può derivere appunto la differenza. Ecco, io, diciamo, ho visto che anche San Tommaso, no? La filosofia scolastica diceva questo: nil est in intellectu, quod prius non fuet in sensu. Quindi, diciamo, abbiamo anche una bella consolazione, diciamo, da questo, no? Ecco. E qui per esempio sono le parole di una persona che è uscita da una stanza multisensoriale, no? Vedete, così è come una fiaba, mi è piaciuto, ho visto tutto, senza volere io ho tutto, diciamo quel racconto, no? Questa è una fase molto grave di demenza, ecco, però era rimasto molto colpito. Infatti noi l'abbiamo utilizzata, però adesso io faccio un pochino marcia indietro su questo, perché ho visto che molto spesso c'è un eccesso di stimoli, cioè che è pericoloso l'eccesso di stimoli, quindi va usata, ma con cautela e personalizzando molto alla persona che entra nella cosiddetta, appunto, Snetsen und Blum. Quindi metto anche delle prudenze su questo, diciamo, no? Però anche qui la letteratura ci conforta con buoni risultati. Ultima cosa,
le visite musuali, no? Questo invece per me hanno avuto un grandissimo successo, perché non so, questo canale dell'arte è veramente qualcosa di prodigioso, e abbiamo visto persone che non parlavano quasi più, che hanno tirato fuori dei commenti, delle veramente eccezionali. Quindi noi continuiamo su questa strada perché è molto importante. Altro momento di incontro può essere quello del caffè Alzheimer, che è molto diffuso, no? Lo siamo stati un po' i primi, col professor Trabucchi, a scrivere anche un libro su questo, no? E è veramente, diciamo, da portare avanti in vari modi. Tutto questo, diciamo, è quello che un po' crea questa famosa friendly community, no? Che adesso è un po', come dire, quello che noi vogliamo realizzare, no? Come progetto di comunità. E in questo la diocesi si potrebbe molto aiutare, le varie diocesi in questo, no? Cioè creare una sensibilizzazione. Questo avviene meglio ovviamente nelle comunità piccole, che è più facile sensibilizzare, no? Roma. Noi stiamo cercando un po' in municipio di creare questo, e poi cerchiamo di crearlo ad Aprilia, perché Aprilia è una città vicino alle porte di Roma, in cui, no, è possibile creare questa sensibilizzazione proprio a partire dalle istituzioni, ma poi di tutte le categorie. Non so, abbiamo sensibilizzato la Polizia di Stato, i vigili urbani, i proprietari di supermarket, tutte le categorie dei commercianti, no? In modo che accolgano queste persone senza averne paura, no? Ma creando una vita più normale possibile per loro e per le loro famiglie, che a volte si sentono veramente isolate. Comunque questo, ci vorrebbe un convegno solo per questo, chissà che l'anno prossimo non si possa parlare di esperienze già abbastanza consolidate. Quindi si può vivere anche in uno stato di abbastanza benessere con la demenza, tramite anche questa terapia di validazione. Ecco, questo è un filmato che poi vi vorrei far vedere, perché sicuramente colpirà molto, è molto commovente. Validando e creando una vita più normale possibile per queste persone. Ecco, noi crediamo che questo sia possibile perché diciamo, crediamo che il cervello umano sia una grande riserva naturale, diciamo, no? Che abbia una tale plasticità, una tale ridondanza, per cui se si crea un ambiente favorevole, una validità ambientale, e si riescono a coinvolgere le persone, si possa avere grandi risultati nelle aree sia cognitive che affettive, che psicologiche, che sociali. Poi mancava l'ambiente, magari lo vediamo dopo. Grazie per questo primo round. Lo chiedo scusa se ci ho fatto interrompere, ma credo che sia più interessante appunto variare un po' le voci, no? E dalla voce del professor Bartorelli passiamo alla voce del dottor Zanetti. Il dottor Zanetti, adesso devo parlarne con attenzione perché potrebbe poi rifarsi su di me. Il dottor Zanetti, una breve storia racconto, era mi pare 1986, di lì, una mattina verso le 6 accendo la radio e sento una trasmissione radiofonica che era gestita in quel tempo, mi sembra, dal professor Trabucchi, e si collega il professor Trabucchi con un medico di montagna, di campagna, un certo dottor Orazio Zanetti, e lo chiama il medico poeta. Allora io vi presento il medico poeta dottor Zanetti, che recentemente ha scritto la preparazione di un libro di cui forse vi parlerà lui stesso, il cuore parla anche nelle esperienze dolorose, brani di un colloquio intimo, e la preparazione comincia proprio così: di amore e di vita, di malattia, di nascoste solitudini, di laceranti sofferenze, di frammenti di vita quotidiana da ricucire, di case da ripensare, di comunità da ricostruire, verso una cura
una vicinanza ed una fraternità possibili. Questo è un programma ideale per dare vita, dare qualità di vita, dare sostanza a persone che sembrano avere perso tutto, ma invece hanno, quando pensiamo che abbiano perso tutto, hanno ancora molto da dare. E il dottor Zanetti appunto è il direttore della unità di Alzheimer e IRS, fate bene fratelli di Brescia, da tanti anni, si vede. È autore di circa 250 pubblicazioni, come la dottoressa d'altra parte che abbiamo sentito prima. In Alzheimer, soprattutto negli ultimi tempi, si scrive molto, si studia molto, si ricerca molto, chissà che un giorno non si riesca a trovare anche la strada giusta per essere più capaci, per avere più strumenti di intervento per aiutare queste persone a vivere meglio la loro vita. Dottor Zanetti. Grazie Marco. Non so se mi riuscite a sentire così, no? È il problema anche per la registrazione, purtroppo. Grazie a Marco. Non dovrei ringraziarlo perché è come se il marito ringraziasse la moglie che l'ha invitata a cena o viceversa. No, a lui devo molto della mia esperienza professionale. Io ho cominciato, dopo aver fatto il medico di montagna, effettivamente ho fatto un paio d'anni in un piccolo paesino di montagna negli anni 70, lontano dall'ospedale, dove il medico doveva occuparsi di tutti, dai più piccoli e più grandi, e ho sostituito un medico che lavorava lì da circa 30 anni e che era il medico di una volta, il prete di una volta, eccetera, eccetera. E l'ambulatorio ha formato in tutte persone che chiedevano di curare il bambino, eccetera, eccetera. E un giorno una persona dice: vola H che sta via B. Mi dà una mano. Era medico di tutte le comunità di Venti e di tutte le viventi di quella zona lì. Curava le mucche, curava. Vola H che sta via B. Ho la mucca che non sta bene, venga a dargli un'occhiata. Vabbè, per bellissimi tempi, perché appunto si era in un paese abbastanza lontano della media alta Valle Sabbia. Poi ho avuto la fortuna di incontrare Fra Marco, con il quale abbiamo creato questa unità che ancora è abbastanza unica nel panorama nazionale, interamente dedicata alla cura di persone con disturbi della sfera cognitiva. Io mi devo molto della mia storia professionale. E Luisa Bartolelli, da par suo, dall'alto della sua lunghissima esperienza, ha fatto una bella introduzione che semplifica molto il mio compito. Una giustificazione del titolo della mia: la mano che nutre il demente. Quando io ho fatto circolare questa prima bozza di programma, Luisa mi ha subito ritarguito: Orazio, metti la mano che nutre, non il demente, la persona demente. La mano che nutre la persona demente. Ci ha detto tante cose, ne voglio sottolineare una perché in qualche modo fa da filo conduttore anche alla mia presentazione. E spero che poi sia un messaggio con il quale usciamo da qua. Luisa Bartolelli ci invita a cambiare modo di vedere la malattia. Molti altri personaggi che citerò, in primis l'autore del libro sul quale mi soffermerò più a lungo, ma anche altri personaggi che vi riporterò del mondo laico, sottolineano l'importanza di cambiare ottica nei confronti della o delle malattie, della cronicità in senso lato, e di cambiare ottica nei confronti delle persone che perdono la memoria, in particolare. Queste persone rischiano di perdere il diritto di cittadinanza, è un rischio altissimo. L'etichetta implica la perdita di diritto di cittadinanza, implica la perdita di dignità. Contro questo dobbiamo lottare nelle comunità,
negli ambienti dove lavoriamo. Una breve premessa prima di entrare nell'argomento. Luigi Bartolelli ci ha fatto vedere l'inizio della storia dell'Alzheimer, 1906, d'accordo. In realtà cominciamo a occuparci di questa malattia solo, e di queste malattie che comportano demenza, a metà degli anni 70. Esattamente nel 1975-76 esce un editoriale su una rivista prestigiosa e dice: guardate che questa malattia, che abbiamo considerato rarissima, ricordo che Augustin Deter, prima malata, aveva 50 anni, 52 anni, quindi per molti anni la malattia d'Alzheimer si riteneva fosse una malattia così appannaggio delle persone giovani, è molto rara. A metà degli anni 70 ci si rende conto che la gran parte, circa il 60% delle persone anziane, in realtà ha le stesse alterazioni del cervello che aveva identificato a Louis Alzheimer in Augustin Deter. Da lì nasce il nostro interesse nei confronti di questa malattia. Sono passati 30-35 anni, pochi, tanti, molto è stato scoperto, ma ancora molto resta da esplorare. A tutt'oggi sono più di 40 milioni di persone nel mondo affette da questa malattia, destinate ad aumentare nel prossimo futuro. Sono malattie e demenze, ricordiamolo, esempio emblematico di cronicità, lunga durata di malattia, impotenza terapeutica, l'età media della sopravvivenza dalla diagnosi da attorno ai 7, 8, 9 anni, se persone raggiungono i 15-20 anni. Nel corso della malattia si accavallano problemi cognitivi, funzionali, comportamentali, problemi legati alla qualità di vita dei caregiver, problemi etici, problemi economici, problemi terapeutici. Ci si è illusi, fino a qualche mese fa ci si era illusi, che fosse dietro l'angolo un proiettile magico che avrebbe trasformato lo scenario di questa malattia. Parliamo della malattia di Alzheimer in particolare, che è la principale nemica del nostro cervello. Il 21 marzo di quest'anno passerà alla storia come un giorno nefasto. Con la professoressa Bartolelli abbiamo assistito a una serie di lezioni pochi giorni fa, congresso nazionale dell'AIP, lezioni nelle quali i relatori introducevano la propria chiacchierata, sapete con quale diapositiva, con il crollo in borsa di un'azienda che ha investito moltissimo nel proiettile magico per la malattia di Alzheimer. Questa azienda ha annunciato la sospensione delle sperimentazioni farmacologiche di farmaci anti-amiloide, sapete l'amiloide è la proteina che si accumula nel cervello, ritenuta responsabile, ritenuta il killer, ritenuta il peggior nemico del nostro cervello. Ebbene, ha annunciato la sospensione dello studio perché il farmaco anti-amiloide non ha efficacia superiore al placebo. Crollo in borsa delle azioni di questa, in qualche modo crollo di alcuni così scampoli di speranza che avevano alimentato le nostre discussioni, avevano alimentato il futuro, la prospettiva dei malati e dei familiari. Siamo lontani. Obama aveva ipotizzato che nel 2025 si sarebbe scoperto il farmaco anti-Alzheimer. Purtroppo è un obiettivo assolutamente, dal punto di vista scientifico, irraggiungibile. Questo dovrebbe alimentare senso di frustrazione, senso di impotenza. Sicuramente alimenta in alcuni atteggiamenti nihilistici nei confronti di questa malattia. All'Alzheimer non c'è nulla da fare. Che senso ha fare delle diagnosi precoci? Noi ci facciamo delle diagnosi precocissime, prima, alle primissime avvisaglie di malattie. Che senso ha fare una diagnosi precoce se non c'è niente da fare? Bene, questo è un atteggiamento che non deve albergare nelle persone addette ai lavori, non dovrebbe albergare, purtroppo capita, avviene anche fra gli addetti ai lavori. Alberghino atteggiamenti di questo tipo.
c'è molto da fare. La diagnosi resta un pilastro, un aspetto fondamentale, un percorso abbastanza ben codificato dal punto di vista scientifico, che deve essere affrontato il più precocemente possibile, perché grazie a una diagnosi precoce è possibile poi stabilire quell'alleanza, fatto vedere le persone che possono essere coinvolte in questo percorso di malattia, è possibile stabilire un'alleanza virtuosa con il malato. Mi è piaciuto molto il richiamo suo. I malati cosa pensano? Anche in questo libro viene richiamata l'importanza del coinvolgimento dei malati. Se noi interveniamo molto precocemente nella diagnosi di malattia, possiamo più facilmente e in modo meno ipocrita, diciamolo, coinvolgere i familiari, il paziente, nelle decisioni che lo riguardano. Oggi pubblicamente facciamo firmare i consensi informati a delle persone con disturbi cognitivi conclamati. Apro e chiudo la parentesi. Oltre alla diagnosi c'è un percorso di malattia all'interno del quale l'alleanza tra operatori sanitari, l'alleanza di comunità sensibili con le famiglie, con i malati, può essere in grado di lenire le sofferenze e accompagnare nel modo più sereno possibile i malati e i familiari nel lungo percorso di malattia. Sottotitolo, non so se l'ho già spiegato, la mano che nutre il demente. Questo lo spiego. La mano che nutre la persona demente. Quando Marco mi ha invitato a parlare in qualche modo di canali sensoriali, di dato in particolare, di canali sensoriali da sfruttare nella comunicazione con queste persone, mi è venuto subito a galla, forse Luisa te lo ricorderai, un bellissimo articolo scientifico apparso sul giornale dei geriatri americani, appunto, che si intitolava La mano che nutre il demente. In questo studio, apparentemente banale, i cui risultati appaiono scontati, si confrontavano due popolazioni di persone con demenza. Le prime che venivano nutrite meccanicamente e frettolosamente da operatori che dovevano ubbidire ai loro percorsi cronologici. Le altre che venivano nutrite mentre l'operatore appoggiava la mano sulla spalla della persona. Il risultato potrebbe sembrare banalmente scontato, ma questo lavoro scientifico, molto rigoroso dal punto di vista metodologico, ha dimostrato che le persone che percepiscono la presenza fisica e non il freddo dell'acciaio, del cucchiaio che veniva forzato, ebbene si nutrivano di più delle altre persone. Risultato scontato, un lavoro che è stato pubblicato su una delle migliori riviste del campo geriatrico. Però questo esempio ci consente di entrare nell'ambito dei canali appunto di comunicazione che, sfruttando i sensi, il tatto, l'udito, la vista eccetera, consentono di stabilire delle relazioni virtuose con i malati. Non mi soffermo sul discorso del tatto, perché quale terapia, quale cura, l'importanza degli approcci non farmacologici o degli interventi psicosociali. Esiste oggi un'ampia letteratura che ha a che fare con interventi psicosociali o di stimolazione cognitiva o di supporto di formazione. Possono essere raggruppati in quelli rivolti al paziente, già molto è stato detto, in quelli rivolti al familiare, che se ne parlerà sicuramente più tardi, e in quelli rivolti all'ambiente. I tre pilastri degli approcci, dell'approccio che utilizza vie non farmacologiche. Apro e chiudo la parentesi riguardo la terapia farmacologica. Noi oggi facciamo il nostro dovere di professionisti della sanità se facciamo la diagnosi corretta. Uno, evidence-based medicine. Facciamo medici professionalmente ben
formati se somministriamo i farmaci anticolinesterasici e la memantina. Si tratta di farmaci che hanno un'efficacia sintomatica, che abbiamo a disposizione dal 1997, dalla fine degli anni 90, primi anni 2000, sono farmaci sintomatici, non guariscono, non restituiscono la memoria, ma, e lo sottolineo, è importante perché rispetto all'impiego di questi farmaci c'è un atteggiamento davvero che è da proscrivere. I farmaci hanno cambiato il modo in cui guardiamo la malattia. Prima era una malattia incurabile, la disponibilità dei farmaci l'ha trasformata in malattia curabile e questo ha cambiato l'ottica. Due, i farmaci hanno fatto sì che si creassero delle reti di distribuzione dei farmaci, l'UVA, i CDCD, e quindi hanno fatto da volano, la disponibilità dei farmaci ha fatto da volano alla creazione di una rete di strutture ambulatoriali finalizzate alla diagnosi e al supporto dei familiari. Tre, a prescindere dall'efficacia intrinseca del farmaco stesso, con epezi, carantamina, rivastamina, memantina, il farmaco consente comunque di stabilire un ponte di collegamento tra il paziente, gli operatori sanitari e gli operatori. Oltre a questo abbiamo a che fare con una sorta di terra in larga parte incognita, il tema dei disturbi della sfera del comportamento. Nessun farmaco al mondo è autorizzato per il controllo dei disturbi comportamentali, nessun farmaco al mondo. All'interno di questa terra incognita dobbiamo mettere in atto una serie di interventi rispetto ai quali evidenze scientifiche suggeriscono una discreta efficacia, una certa efficacia, tornerà probabilmente la dottoressa Boiello. Facciamo gli operatori sanitari seri, facciamo la diagnosi, se diamo i farmaci e se supportiamo e formiamo i familiari. Facciamo evidence-based medicine. Oltre a questo, ripeto, esistono una serie di interventi che hanno dimostrato un qualche beneficio e che possono essere messi in atto, e gli esempi che ha portato la professoressa Bartolelli sono abbastanza eloquenti. Quindi non mi soffermo su questi elenchi perché in qualche modo già li avete visti, si vede poco, molti di questi approcci non farmacologici hanno a che fare appunto con la stimolazione dei sensi, l'aromaterapia, la Schnösslen e così via. Andiamo avanti, ce ne sono molti. Cose già dette, questi per cui interventi non farmacologici, comunque questa è una rassegna già citata, consentono di migliorare terapie non farmacologiche in grado, per quel che riguarda il paziente, di migliorare gli aspetti cognitivi, il comportamento, il livello funzionale, l'umore, la qualità di vita e così via. Consentono di evitare le contenzioni farmacologiche e non farmacologiche. Esiste un discreto grado di evidenza scientifica minore rispetto a quello che ha a che fare con i familiari, con il loro supporto. Andiamo avanti. Queste sono cose già sentite. Ho ancora 10 minuti. Perfetto. D'ora in poi utilizzerò per parlarvi di malattie di Alzheimer un libro che è stato appena pubblicato per i tipi delle edizioni Valle Sabbia, che abbiamo presentato all'IRCS di Brescia pochi giorni fa. Questo libro è stato scritto da Alfredo e parla di Daniela, sua moglie. E sua moglie che intorno all'età di 56-57 anni inizia a manifestare la malattia di Alzheimer.
sotto forma di un colloquio epistolare, Alfredo, uomo di cultura, uomo di scuola, uomo delle istituzioni, sono i massimi storici della provincia di Brescia e della Serenissima, della famosa Serenissima, è stato presidente, è stato anche, ha avuto dei ruoli istituzionali nell'ambito di Camontana Valle Sabbia e del... Ebbene, parla soprattutto Daniela, questo libro è un atto d'amore, ma nel contempo appunto passa dalla penna, così, che è una freccia d'amore, alla penna che è una freccia nei confronti che ha ruoli istituzionali, gli operatori disattenti e chi non sa rispettare la dignità di queste persone. E ne ha per tutti, con una penna davvero talvolta graffiante e acida, ma sempre molto costruttiva, perché lui sottolinea tutta una serie di problemi che incontra. La prima parte del libro è dedicata alla sua, alla prima parte di malattia nella quale Daniela viveva a casa propria. A un certo punto, dopo un breve soggiorno presso un nostro Iris di Brescia, conosce la realtà delle case di riposo, di tre o quattro strutture, fino a terminare la propria esistenza terrena, pochi mesi fa, all'inizio di gennaio, nell'hospice di una delle case di riposo appunto della Valsabbia. È un libro, come diceva Marco, che ho sintetizzato nella prefazione, un libro di amore e di vita e di malattia, di nascoste solitudini, solitudine ai familiari, di laceranti sofferenze, di frammenti di vita quotidiana da ricucire, di fronte a legami che si sfilacciano, la solitudine familiare, i legami si riducono sempre di più, perché si rifugge alla malattia, come se questa malattia potesse essere contagiosa. Parla di case, mi riferisco alle case di riposo, da ripensare. Parla di comunità da ricostruire, nella speranza di una cura, di una vicinanza e di una fraternità possibile. Io con voi vorrei percorrere alcuni momenti di questa storia d'amore, nella quale, guardate bene, non si dissimulano gli aspetti più laceranti della malattia. Lui lo dice chiaramente, non è un regalo che qualcuno mi ha fatto, non è un regalo, faccio fatica a citarlo. Lo dice esplicitamente in alcuni passi del libro, in un'altra occasione. Ma detto questo, se avrei preferito una fase della vita, via pensionato da poco tempo, lei lo era già, si prefigurava una vita fatta di così, qualcosa di diverso, ma questo è quello che devo così, accettare e devo affrontare. E nel corso della malattia, lo potete leggere, cerca di farci vedere le luci e le beatitudini. Mi viene in mente un libro di poesia, Roberto da Punta, Le beatitudini della malattia, bellissimo. Un libro di poesia bellissimo che vi consiglio. Alla fine della serie di diapositive ci sono altri consigli di lettura oltre a questi. Le beatitudini della malattia. La fase iniziale, dice Alfredo, la malattia di Alzheimer è un miniera di suggerimenti, di suggestioni, perché ogni pagina, non so se riuscite a intravedere i miei fogli ripiegati in alto, praticamente la metà del libro sono pigliature dell'angolo, perché ci sia una miniera di spunti. La malattia di Alzheimer spinge coloro che rimangono vicino alle persone colpite ad acquistare la qualità della concisione affettiva per aprire piste di comunicazione che diversamente rimarrebbero infette. Daniela,
manifestato la malattia in una fase pre-senile, ho detto 55, 56, 57 anni, e particolarmente colpita più che la memoria era la parola, l'uso della parola, che perde più precocemente quando non perde altre facoltà cognitive. E questo ha costretto ovviamente il marito che ci sta attorno a così, usare degli stratagemmi per comunicare. Non mi sembra, dice Alfredo, una regressione, ma una semplificazione, una selezione che si chiude a ogni convenzione, ogni addobbo affettivo costruito per la convenienza del vivere in società. Questa è la propria diagnosi. Vado rapidamente, ma su tanti spunti potremmo riflettere a lungo su ciascuna di queste. In una giornata di inizio ottobre Daniela mi ha detto: come posso essere tranquilla e serena che sento crescere in me un'altra persona che è estranea a me stessa. La propria diagnosi. Bisogna essere delicati e attenti, senza recite, e tuffarsi nel profondo dell'umanità della persona sofferente per vivere insieme i nodi importanti di dolore e di gioia. La vita non è peggiorata, anzi è meno tesa. Gusta la vicinanza che avverte come suo sostegno, il suo porto sicuro. Ho l'impressione che in questa situazione la forza e le ragioni del cuore siano veramente la medicina vera. Quante ne dice sui farmaci e sulla contenzione farmacologica. Ci sono delle pagine che sono... Dicembre 2013, Luisa, erano sia lui che lei appassionati di arte, molto appassionati. E lui per alcuni anni, fino a 20 giorni prima del ricovero da me, quando il minimeta della mia cara amica Daniela era zero, l'ha portata a una mostra a Milano, 20 giorni prima. C'è scritto un libro. Verso Monet, il paesaggio del dal 600 al 900. Guardando i quadri, sa distinguere i capolavori. Parliamo di una persona che ha già un disturbo cognitivo importante, Non parliamo di una persona più o meno come noi, disturbo cognitivo importante. Sa distinguere il capolavoro con osservazioni acute, anche se formulate, lo dice, con un linguaggio stentato, lo sa indicare agli altri le chiavi di lettura, la sensibilità che conserva. 2014, a Brescia, Daniela ha dimostrato ancora notevole sensibilità artistica, coglie più di me particolari significativi. Ad esempio, di fronte a questo ritratto del quadro che ritrae la Marchesa Cabrara, ha notato subito la figura del cagnolino agghindato, come la Marchesa. Ripeto, parliamo di una persona che affetta malattia di Alzheimer, che è un disturbo cognitivo molto importante. Dire il minimetro in questo caso è un po' fuorviante. Noi sappiamo che le persone con disturbi del linguaggio hanno un minimetro che trovano a zero, ma non per questo non conservano altre capacità. Noi eravamo vicini allo zero. Una cosa è certa, percepisce benissimo la positività e le negatività delle persone in contatto. Finirò, gli ultimi due minuti li dedico a una pagina bellissima, per a proposito di relazioni. Da profano ho la netta sensazione che il futuro delle terapie non sarà nelle medicine, ma in un'impegnata pedagogia clinica ed umana che cerchi di costruire ambienti adatti a queste persone. Le frecciate che dalle nostre belle case di riposo, io lo dico con molta franchezza, abbiamo la fortuna di vivere in Lombardia, in Brescia in particolare, dove c'è una sensibilità che noi abbiamo per Portamarco, abbiamo contribuito a far crescere Brescia, l'AS di Brescia, il territorio di Brescia, una sensibilità spiccata nei confronti di queste patologie. Ma ecco, se dobbiamo sentire quello che Alfredo ci dice, dobbiamo fare ancora, rimboccarci le maniche e cercare di cambiare le cose. Quando parla dei nuclei Alzheimer, non mi dico come si esprime.
modo elegante, va garbato, ma non ne risparmia nessuno. Le abilità fisiche di Daniele lentamente ma inesorabilmente se ne stanno andando. Per un altro verso è aumentato di molto il suo attaccamento verso di me, lo sappiamo benissimo, la relazione con i familiari, l'attaccamento. Nei suoi sguardi, nelle sue abbondanti carezze, sembra voler comunicare queste parole. So di non essere più un tonto, però ti voglio molto bene. Ricordo nel 2015, al padre dei miei fratelli di Brescia, lì descrive le passeggiate che fanno nel giardino del nostro ospedale, dove la sensibilità di Daniele si rivolge ai pesciolini nell'acquario, piuttosto dei fiori, alle piante e agli animali, e come San Francesco annullato la differenza tra le varie creature. Mi ha indicato, dice, il numero preciso dei pesci nella vasca del genere, mi ha fatto osservare il verde intenso dell'edra e molte altre piccole sfumature. Tingue benissimo le persone che le vogliono bene da quelle che le sono vicine per l'occasione. Siamo sempre all'ospedale Fratelli dove lavoro, hanno organizzato una piccola festa per i suoi 63 anni. Non la descrivo. Da lì la sua vita, come una cesoia, separa quella che ha trascorso nella propria bellissima casa a Sabbio e inizia invece il percorso nelle case di riposo. Ho compreso perfettamente che hai capito di essere prigioniera, il problema dell'alimentazione e del rifiuto di alimentarsi di questi malati. Sembravi voler rimanere sola, qua siamo a casa di riposo, il tocco della mano di Daniela, ma quanto meno me l'aspettavo gli tendevi la mano e leggermente incrociavi le tue dita con le mie, ma solo per un attimo. Quel lieve incrociare delle dita smentisce molti luoghi comuni sull'assenza mentale di questa persona. Punimento a zero, wandering incessante, unica funzione residua, vagabondante. Man mano la tua malattia procede, muta anche il contesto umano che ci ha accompagnato nel corso della vita. Sì, qua entro in alcuni aspetti privati che posso conoscere perché sono un amico da moltissimi anni di Artemio Daniele, una famiglia molto numerosa, ma che nel corso della malattia ha lasciato di fatto uno dei sette fratelli di Artemio, loro due da soli nel percorso di malattia. Ma non solo, anche una rete amicale molto ampia che avevano grazie a numerosi impegni professionali e umani di Alfredo si è diradata non poco e lì non risparmia. Anche il contesto umano è cambiato, i cialieri, i farisei, non entro nei dettagli perché dovrei dire delle altre cattiverie, no? I cialieri, i farisei non ci sono più. Nemmeno i deboli di cuore e di cervello se ne sono andati perché hanno paura. Ripeto, avevano una rete amicale intensa, delle comunità. Non preoccupati, sono rimasti le voci autentiche, poche, ma robuste. Il problema della solitudine, forse tornerai qui, nella solitudine di questi malati. È enorme. Daniela, tu parli? Parla con il linguaggio del cuore, lo dice il suo rapporto con Tautau Karim, giovane algerino. Loro l'avevano in qualche modo adottato, gli avevano dato casa e lui l'ha ripagata con un'assistenza filiale fino alla fine. E concludo davvero con sguardi che sintetizza un po' qua parla degli operatori sanitari, dando voce
alla tua voce che stenta a proferire parole e ai sentimenti del tuo cuore, siamo in una fase davvero molto molto avanzata di malattia. È giunto il momento di passare in rassegna i molti operatori che hai incontrato nel tuo accidentato e nuovo percorso umano. Avrai colto quelli competenti, attenti, delicati, comprensivi e pazienti. Avrai visto quelli professionalmente precisi ma distaccati e freddi, un po' glaciali, quelli che fanno capire che la situazione dell'ammalato è altro da loro. Non saranno mancati quelli disinteressati alla vostra reale situazione, preoccupati solo dei loro problemi e del percepimento di uno stipendio adeguato, quelli molto concentrati sul loro tempo libero e poco sul lavoro, non percepito come una significativa componente della vita. Accanto a questi non saranno mancati quelli vuoti, perché specchio di animi insignificanti. Una poesia molto, molto poetica, molto commovente. Fortunatamente, in questa varietà di sguardi, quelli attenti, pazienti, professionalmente impegnati e umanamente ricchi saranno stati in netta maggioranza. Sono questi la vera risorsa delle strutture protette, delle case di riposo, di questi alberghi della vecchiaia e del dolore, a seconda dei casi, e sono la speranza per continuare a sognare in positivo il percorso della vita. Grazie. Non poteva mancare la poesia, no? Poesia difficile. Poesia che fa pensare, fa riflettere, che ci pone un pochettino anche nel mondo degli accusati in parte, no? Quello che non siamo ancora capaci di avere tanto cuore e tanta generosità da essere percepiti come buoni amici e buoni compagni di strada. Bene. Ringraziamo Antonio Zanetti intanto per questo primo intervento e adesso abbiamo coffee break. La raccomandazione sarebbe che tra un quarto d'ora e 20 minuti siamo qua, così possiamo continuare nel tempo giusto. Grazie. Mentre stanno arrivando forse diamo l'indicazione di Zanetti del libro. Attaccare questo. Si dovrebbe Valle Sabbia di Us. Vabbè. Ma da al cambio a righe e tanto si fa le coperture le cose. Non si sente. Valle Sabbia di Us e poi c'è il tasto il libraio. Si ordina online, viene spedito gratuitamente. Quale sappia che sì. Copiate il sito. Copiate il sito, schiaccerete sul tasto, sul libraio, cliccate sul libraio, ordinate il libro, vi verrà inviato gratuitamente. Sì. Allora, siccome siamo amici agli orari e voi siete stati bravi a venire in orario, cominciamo praticamente subito. Prima di cominciare vorrei chiedere sia al dottor Zanetti che alla professoressa Bartorelli una piccola cosa, visto che siamo in un ambito di pastorale della salute. La dottoressa Bartorelli in fondo ha scritto anche la preghiera come elemento importante, no? Ecco, vorrei chiedere come si pone questo malato, questa famiglia, il rapporto allo spirito, il rapporto a Dio, il rapporto alla sua fede,
perché normalmente queste persone vengono da una tradizione in cui la fede era innata o era nata con loro. Forse adesso le cose cambiano, ma per queste persone che ancora si sono, che hanno questa età, probabilmente la fede è significata. O dire, tutti due, potete dirci qualche cosa? Allora, in effetti c'è un cambiamento. Mi dispiace anche di continuo episodio. Io ho partecipato con grande entusiasmo alla costituzione di questo villaggio Alzheimer che diciamo, è stato fatto a Roma, dalla Fondazione Roma, e con un grande investimento, ovviamente qualcosa di molto meritevole, diciamo, no? E diciamo, l'abbiamo costruito a partire dal terreno che era stato messo a disposizione, poi è stato costruito casa per casa, con anche un centro diurno, dei servizi centrali, bar, ristorante, un centro che ho chiamato Galleria degli Arti e Mestieri, dove si fanno tutte quelle attività che voi avete visto, ma proprio a scelta della persona, no? Cioè proprio una scelta, lasciando spazio proprio alle loro preferenze. In questo villaggio era previsto anche una cappella, diciamo, no? Ecco. E c'era proprio una specie di circolo in mezzo alle case in cui avevano detto facciamo una specie di gazebo, no? In modo che chi vuole fermarsi a meditare, eccetera, può farlo, e anche diciamo, cercando di metterlo un po' per tutte le religioni, no? Anche se in realtà poi non ci sono persone non di religione cattolica in questo momento perlomeno. Qui sono aperte solo 7 case, però sono 14, la metà. Ecco, e invece questo spazio è rimasto vuoto. Io continuavo un po' a insistere, no? Perché mancava, tutto era costruito, il bar, il ristorante, la galleria, le case, eccetera, e non era costruito questo. E quando dicevo qualcosa, dicevo, ma intanto c'è uno spazio multidimensionale in cui si fanno i corsi di formazione, si fanno tante cose, cioè semmai possiamo pensare alla liturgia lì, in effetti hanno fatto solo una messa per Natale. Io ho continuato a insistere, poi un bel giorno ci ho trovato una fontana, in questo circo. Allora mi sono veramente un pochino, anche perché, e torno al discorso che faceva Marco, ecco, c'è una richiesta, no? Cioè, soprattutto femminile, devo dire, eh? Però siccome tra l'altro la prevalenza delle persone che popolano il villaggio è femminile, diciamo, c'è questa richiesta che rimane inascoltata, che rimane in una dimensione in fondo spirituale che a cui non si va incontro, perché noi siamo per l'intervento globale, no? Quindi è molto, avete visto che ho messo il corpo, mente, spirito, no? Perché c'è questa cosa, perlomeno nelle generazioni a cui noi ci dedichiamo, dopo sono la mia praticamente. Ecco. E quindi sono rimasta molto delusa da questo, infatti io ho appena dato le dimissioni, non per questo, ovviamente, ma perché è cambiata la presidente della Fondazione Roma e appunto il nuovo presidente non ascolta queste cose. Allora non solo questo ovviamente significa un'attitudine, però la richiesta c'è e come, no? C'è anche perché, come dire, poi la pratica della liturgia, delle cerimonie è quasi automatica, perché c'è il ricordo, per esempio delle preghiere c'è, no? Come quello delle canzoni popolari, il ricordo c'è, quindi è facile poi inserirlo anche in un contesto che fa bene allo spirito. Sì, è questo che chiedevo, anche perché tra tutte le dimensioni quella interiore spirituale non può essere dimenticata, comunque sia, ogni persona in se stessa ha dentro di sé qualche cosa di infinito. Marco, posso,
posso dire? Sì, allora domande brevi e risposte brevi. No, un'esperienza, perché io ho fatto il servizio civile in una casa di riposo. Però venga qua per piacere, perché... Ma perché sentiamo? Perché sennò... Ho fatto servizio civile in una casa di riposo e sono diventato vice parroco in quel territorio, quindi andavo a dire messa lì. E non basta la messa. Non basta la celebrazione, bisogna crederci. La prima messa che ho celebrato lì, erano tutti addormentati, solo una signora mi stava ascoltando. Questa signora e ha detto, bene, faccio la mia migliore omelia per lei. E lei in dialetto si gira, a metà dell'omelia, e dice, ma cosa dice sto qua che io non capisco niente? Ma non ci abbiamo mollato. Abbiamo cercato di celebrare in modo attento, adeguato, preparandoci bene, l'omelia bene, cambi bene, ed è cambiato. Sapersi adattare a chi abbiamo davanti è un compito di ogni persona, di ogni prete, di ogni parrocchia. Il prete che parla in parrocchia deve essere comprensibile da quello che è meno capace di intendere, se no manca di rispetto ai più poveri. Bene, dopo faremo altre domande magari. Vi voglio ricordare ai direttori degli uffici diocesani che il loro incontro è alle ore 12, non alle ore 11. Ecco, non ve l'hanno detto, ci hanno detto di comunicarlo adesso, alle ore 12. Dottoressa Borriello, per lei, cosa devo dire? Quello che ho già detto prima, ma è meglio che lo dica lei, così io non faccio errori e lei è più contenta. Questo è un intervento non gestito, praticamente. Allora, così mi sentite? Scusate, esco dalla presentazione. Sono Carmela Borriello, sono una geriatra, faccio parte dell'organico dell'ex UBA, oggi il CDCD della ASL Roma 4, ex Roma F, abbiamo tutti ex in questa situazione, e tra l'altro sono membro da più di 10 anni dell'ufficio di pastorale della salute della mia diocesi, che è la diocesi di Porto e Santa Rufina di Roma, la più antica diocesi suburbicaria che abbiamo a Roma. Oggi vi parlerò del sostegno e della formazione dei caregiver informali. Sono contenta perché il mio intervento si pone in diretta continuità con quello della professoressa Bartoletti e del professor Zanetti, ma anche perché questo argomento mi tocca in maniera particolare, non solo professionalmente, perché nella mia esperienza pluridecennale con persone affette da demenza ho incontrato tantissime volte i caregiver, ma perché io stessa lo sono stata. Sappiamo quindi, da quello che ci hanno detto i relatori che mi hanno preceduta, che occorrono, dati i numeri in crescente aumento della demenza e soprattutto i dati purtroppo molto sconfortanti dell'economia attuale, che occorreranno nuove misure alternative a quelle attuali per gestire al meglio i costi di assistenza alla persona con demenza. La malattia, la demenza, rappresenta la quarta causa di morte, quindi ha un grosso impatto sulla mortalità e un grosso impatto anche sulla disabilità. E come vi ho detto prima, la prevalenza aumenta con l'età ed è maggiore nel sesso femminile. Qualunque sia il tipo di demenza, certamente la storia della demenza è comunque una storia comune, caratterizzata da vari anni di malattia, come ci diceva prima Zanetti, in cui appunto si ha una progressiva perdita dell'autosufficienza che si accompagna al depauperamento delle risorse cognitive e la comparsa di sintomi disturbanti, che sono appunto quei disturbi del comportamento
che agiscono notevolmente sullo stress assistenziale del caregiver e che sono la prima causa di istituzionalizzazione della persona con demenza. Mi piace sottolineare questa diversa tipologia di forme di demenza e una storia comune, anche perché i media ci hanno abituato a riconoscere soltanto come stigma di demenza la malattia di Alzheimer. Spesso mi capita in ambulatorio, quando parlo con i caregiver della diagnosi, che loro mi chiedono, aspettano, ansiosi di sapere che cosa abbia il proprio familiare. E quando gli dico magari che il proprio familiare è affetto da una demenza vascolare, loro si siedono sollevati con un respiro, mi dicono meno male, tutto fuorché l'Alzheimer, senza capire che anche la diagnosi di demenza vascolare è una diagnosi che purtroppo fa paura e li porterà ad uno stress assistenziale sicuramente non minore di quelli della malattia di Alzheimer. La malattia ha un impatto sociale ed economico che grava molto sul sistema sanitario nazionale, ma ancora e molto di più sui familiari, sulle famiglie, dove ci sono costi diretti sull'assistenza, ma anche i costi indiretti, che sono dei costi che sono scarsamente valutabili, ad esempio il tempo perso per il lavoro, l'assistenza informale e tutto quello che comporta lo stress assistenziale con i suoi carichi di sofferenza psicologica e anche fisica, che vedremo meglio dopo. Si configura quindi la demenza come una malattia della famiglia. Infatti, dei casi presenti in Italia, l'80% delle persone con demenza sono assistite a domicilio e proprio la famiglia ha un ruolo cruciale nel trattamento della malattia e nel sostegno che è indispensabile al malato. Al giorno d'oggi il sistema familiare è già un sistema in equilibrio precario e l'impatto con una diagnosi di demenza può essere molto devastante, mettere in crisi il sistema familiare, che può reagire con l'eliminazione, non è un problema mia. La famiglia si pone al di fuori del problema demenza con uno stallo del sistema stesso. Può evitare il problema, sottostimando o assolutamente non valutando e quindi in uno stato, perché siccome i problemi ci sono, di disgregazione del sistema familiare, ma può anche avere un atteggiamento di assimilazione che può diventare una opportunità per il sistema familiare. Sembra assurdo, ma ci sono famiglie che attraverso la prova della demenza ne escono fuori ancora più forti e ancora più unite, quindi una possibilità di rinnovamento del sistema familiare. Chi è il caregiver? Il caregiver è colui che presta cura, che presta assistenza. Noi oggi parliamo dei caregiver informali, che sono i familiari, che può essere il coniuge, un figlio, una figlia o anche un genitore in alcuni casi. Ed è il caregiving l'essenziale per il mantenimento, soprattutto a domicilio, della persona non autosufficiente. Come suggerito da alcuni studi, dovrebbe avere anche una valenza istituzionale, perché rappresenta il braccio operativo, perché nessuna prescrizione farmacologica o riabilitativa o sugli stili di vita, nessun intervento sugli stili di vita può avere successo se non è sostenuta dal sistema di caregiving. Quindi l'importanza che i riflettori si accendano sempre di più sulla figura del caregiver. Anche perché il caregiver è emotivamente estremamente coinvolto nella malattia, è la seconda vittima della malattia. La demenza è una malattia che colpisce il cervello del malato, ma anche il cuore di chi assiste. Ed ecco che dopo la diagnosi inizia una nuova carriera per il familiare, da familiare a caregiver. E sono quindi i membri della famiglia assumono questo ruolo nuovo, quello dell'accudimento, a cui sono assolutamente impreparati e non formati. Chi sono i nostri caregiver? Generalmente nel 65% dei casi sono dei familiari conviventi.
Nella maggior parte dei casi una donna si configura molto spesso il cosiddetto aspetto della donna sandwich, schiacciata fra tutti i suoi doveri di assistenza verso il resto della famiglia, verso la persona affetta dalla demenza, verso le relazioni con l'esterno, con il lavoro. Può essere un figlio o una figlia nel 50% dei casi, ma anche spesso è il coniuge, che è una persona anziana, quindi, che è gravata anche dalla comorbidità. Può essere pensionato o avere un lavoro retribuito, ma molto spesso il caregiver è costretto a prepensionarsi proprio per la fatica e l'impegno dell'assistenza. E quindi il caregiver ha un doppio ruolo: è un soggetto attivo di tutela nei confronti del proprio familiare, ma anche è un soggetto fonte di domanda, chiede aiuto, sollievo, tutela esterna, che siano mirati all'assistenza e alla cura del proprio familiare, e cerca aiuto, a volte non è nemmeno consapevole, e sollievo, che siano mirati al sostegno e al supporto di sé. Il ruolo del caregiver nelle varie fasi della demenza cambia. Si passa dalle fasi lievi, in cui c'è soltanto una vigilanza, alle fasi dell'accudimento totale, delle fasi più gravi della demenza, quando ad esempio si configura l'allettamento della persona cara. E c'è un impatto diverso della malattia sul caregiver a seconda delle varie fasi della malattia stessa. All'inizio, la ricerca spasmodica di una certezza della diagnosi. Ci sono familiari che girano, c'è una sorta di pellegrinaggio di ambulatorio in ambulatorio per cercare di capire se quella è una diagnosi vera. E c'è uno stress, c'è poi la rabbia di confrontarsi con una diagnosi, con una prognosi infausta, perché appunto sappiamo che ancora oggi non abbiamo armi terapeutiche efficaci. E quindi la non consapevolezza del percorso che si ha davanti, della strada da fare. Poi, nella fase più avanzata, la richiesta di come affrontare quelli che saranno i disturbi del comportamento, la perdita delle autonomie, come dare sostegno in maniera efficace. Nella fase invece più avanzata ancora, le domande di supporto per le decisioni importanti del fine vita, quali terapie intraprendere o no, in un momento in cui allo stress psicologico si associa anche un notevole stress fisico. La demenza in realtà, in tutte le sue fasi, crea uno stress sia al malato che al caregiver, perché è una malattia del non riconoscimento. Il malato non riconosce più la persona che ha davanti nell'ambiente che ha davanti, e questo genera conflittualità, aggressività, lo stesso nel caregiver, che non riconosce nell'altro la persona con la quale aveva stabilito magari le relazioni di una vita. È un lutto costantemente vissuto al presente, e quindi si configura il cosiddetto burden del caregiver, il peso, l'impatto complessivo sulle esigenze fisiche, psicologiche e sociali del fornire assistenza. E noi dobbiamo essere capaci di individuare tutte le componenti di questo burden, che potrebbero essere fisiche, psicologiche, in modo da mettere in atto le strategie più efficaci per ridurlo. Mi è piaciuta molto questa immagine, perché mi ricorda la frase di un caregiver: dottoressa, ho il cuore pesato. E questo esprime appieno la sua fatica di essere un caregiver. E quindi l'imperativo categorico per noi che ci occupiamo di demenza è comprendere come chi assiste vive gli anni di malattia della persona che a lui si affida, per costruire che siano i modelli più efficaci di intervento a supporto. Il punto può essere oggettivo: le cure personali, la vigilanza, l'amministrazione, la restrizione degli tempi e degli spazi. Non posso più muovermi di casa, devo vigilare il mio caro, devo impedire che si faccia male, devo aiutarlo nelle attività della vita quotidiana, ma anche dei cambiamenti di orario, la restrizione delle relazioni, che generano anche un peso, una fatica soggettiva. Sentimento, perché è successo a me, non doveva succedermi, il senso di colpa, vorrei che tutto questo finisse,
allora è giusto pensare questo, io sono cattiva, non ho fatto nulla per meritarmi questo. La vergogna di una persona che magari va in un supermercato e ruba le cose o tenta di aprire, come è capitato ad un mio paziente, tutte le macchine che trovava sulla strada. E questo genera frustrazione, ansia, depressione, ma anche paura. Uno dei sentimenti prevalenti nel caregiver è la paura, che però ha vari componenti. Ad esempio la paura di non essere all'altezza dell'assistenza, la paura di non saper fare, ma anche per esempio nei figli la paura genetica. Avrò io la stessa malattia? Capiterà anche a me? E queste purtroppo sono delle domande a cui a volte noi non sappiamo dare risposta. Certamente abbiamo detto che vari sono gli effetti psicologici sulla salute, relazionali, sull'impegno lavorativo, e che mettono a rischio il paziente, in questo caso la persona con demenza, di una istituzionalizzazione, quando il peso è talmente tale da non riuscire a più a dare alcun tipo di risposta al domicilio. Sappiamo per esempio che i caregiver sono nel 50% dei casi a rischio di ansia e depressione, che c'è un abuso di psicofarmaci, che c'è anche un abuso fra i caregiver di alcol e sono a maggior rischio di ospedalizzazione, hanno una depressione dal punto di vista immunitario, il che può creare problemi di un aumento della frequenza di malattie nel caregiver o di un allungamento dei tempi di ospedalizzazione. Noi geriatri siamo abituati ad approcciare qualsiasi tipo di persona con una valutazione multidimensionale, fa parte del nostro DNA. Nella persona con demenza questa non può prescindere da una valutazione anche del burden del caregiver. Come lo facciamo? Lo possiamo fare in maniera formale, usando degli strumenti come il caregiver burden inventory, che ci serve per misurare, ma a qual fine? Per monitorare l'efficacia di questi interventi nel tempo. Ma lo possiamo fare anche in maniera del tutto informale. La domanda inaspettata, così l'ho intitolata questa slide. E qual è la domanda inaspettata? La domanda inaspettata è quella che il medico, il terapeuta, fa al caregiver e che lui non si aspetta, rimane sorpreso. Come stai? Mi è capitato ultimamente di visitare un paziente, noi abbiamo un piccolo ambulatorio e quindi abbiamo, non abbiamo la possibilità di spazi riservati che siano al caregiver, e questa è un'enorme mancanza. Allora abbiamo escogitato un escamotage piccolo ma efficace, che è quello di inviare in un'altra stanza la persona malata con l'infermiera per il peso. In quest'altra stanza c'è una bilancia, quindi tutti i miei pazienti possono avere delle informazioni mancanti sull'analisi, ma sicuramente hanno il peso registrato su tutti i pesanti. Questo mi dà la possibilità di parlare con il caregiver, perché non si aspetta questa domanda. Questo è molto grave, perché la sorpresa di questa domanda dà l'idea dell'attenzione scarsa data al caregiver. La persona si gira, si guarda intorno, fa chi io? Chi io? Come se non facesse parte di quell'unità familiare, persona con demenza. E quindi questo è certamente un aspetto fondamentale che noi dobbiamo sempre ricordare, a dispetto, lo dicevo prima la professoressa Bartorelli, di quelle che sono le tempistiche del nostro sistema sanitario nazionale, che parla di gestione della persona con demenza, di umanizzazione, di relazione col caregiver, ma dà attenzione più che alle relazioni, alle prestazioni, riservando di tempistiche di 30 addirittura di 15 minuti per le visite geriatriche. Immaginate che tipo di relazione è possibile instaurare con le persone. È una criticità che va denunciata e che va combattuta. Noi dobbiamo combattere il burnout del caregiver e favorire tutti i meccanismi che appunto allenano all'adattamento, che possono far affrontare in maniera positiva per il caregiver lo stress assistenziale. Ma questi interventi devono essere rivolti non solo al caregiver, ma anche a tutta la collettività,
che deve essere in grado di adattare i modelli di assistenza e di impresa in carico vera della persona con demenza e del suo famiglia. Ci sono nel caregiving solo voci negative, impatto negativo? No. Questo articolo che mi piace citare, che è anche abbastanza recente, riporta attraverso l'indagine effettuata su un vasto campione di caregiver l'esperienza delle persone che assistono come un'esperienza positiva di crescita personale. E quindi è su questo che noi dobbiamo puntare, come diceva prima anche la professoressa Bartorelli, cercare tutte le strategie che possano modificare anche la nostra visione della malattia e il nostro modo di gestire la malattia assieme alla persona che più direttamente se ne occupa. La formazione è uno degli interventi più efficaci per ridurre il burden del caregiver. Mi piaceva inserire qui l'immagine di Simone di Cirene che con Gesù porta la croce. Perché? Perché questi interventi di formazione e di supporto, ed è scientificamente provato, che diminuiscono lo stress assistenziale, migliorano la gestione dell'assistenza e migliorano la qualità di vita, che è il nostro primario obiettivo, ma sia della persona con demenza sia del caregiver. Il nostro caregiver saggio deve essere capace, e se è capace è anche consapevole, e se è consapevole è anche fiducioso. Perché che succede quando il nostro caregiver non è saggio e non è più un nostro alleato nella gestione del paziente e della persona con demenza? Magari, come dicevamo anche prima, ci sono degli atteggiamenti che possono ostacolare tutta l'assistenza, sottolineare gli errori, mostrare dove la persona sbaglia, dove non è più capace, una correzione impropria degli errori o una richiesta impropria di ricordi, di comprensione, di consapevolezza. È esperienza comune a volte di caregiver o che si sostituiscono, come diceva prima Luisa, completamente alla persona malata quando ancora non è il momento, oppure che fanno delle richieste assurde. Ho chiesto a mio marito di fare le parole crociate quando ormai la persona non è più in grado nemmeno di pronunciare il suo nome. Queste richieste, fatte in maniera impropria, generano confusione, umiliazione, insicurezza, inadeguatezza e frustrazione e ostacolano di fatto la gestione dell'assistenza, sia per gli operatori, ma sia anche per il caregiver stesso. E ancora, quando non ci sono delle strategie di adattamento del caregiver che siano basate sull'accettazione, ma solo sul controllo, il caregiver non riesce più a identificare quelle che sono le comunicazioni che sono sottostanti ad un sintomo, ad esempio un'agitazione che è sintomo, ad esempio, o di un'infezione, del dolore. Quante volte le nostre persone con demenza reagiscono al dolore con un'agitazione improvvisa? Non si riescono più a cogliere quelli che sono i bisogni, che siano materiali, quindi, ma anche emotivi dell'ammalato. E tutto questo non fa altro che rigenerare un maggiore stress assistenziale e aumentare il peso. E si traduce di riflesso sul sistema di assistenza con una richiesta che è pressante di un intervento urgente, cioè la visita urgente, corra, una richiesta di farmaci, diamo l'antipsicotico, così si calma. Oppure addirittura l'inserimento in una struttura. L'attenzione al caregiver è talmente fondamentale che se ne è accorto anche il nostro Sistema Sanitario Nazionale, che ha elaborato il Piano Nazionale Demenze con nell'obiettivo 4 una particolare proprio attenzione alla qualità di vita del caregiver. Purtroppo però, e lo dico con molto rammarico, perché questo è un luogo in cui non si parla con franchezza, il Piano Nazionale Demenze è stato recepito da tutte le regioni, ma in un momento in cui c'è una regionalizzazione della sanità, molte
alcune regioni più virtuose hanno messo in atto un vero percorso assistenziale, altre invece hanno lasciato questo piano demenze solo sulla carta. E quindi l'attenzione al caregiver è lasciata soltanto agli interventi sporadici, spontaneistici o soprattutto del volontariato e delle associazioni. Quali sono gli interventi e la formazione necessari? Prima di tutto l'orientamento. Quando si ha una diagnosi di demenza non si sa dove andare, da chi andare e che cosa fare. Quindi se ci sono dei percorsi assistenziali presenti sul territorio, se ci sono anche delle opportunità, delle risorse presenti sul territorio, delle guide informative che ci possano appunto orientare in questo complesso percorso che è anche un percorso burocratico dove la burocrazia non ci è risparmiata. Una formazione specifica che sia rivolta a sostenere il caregiver nel svolgimento dell'attività di cura quotidiana e anche all'autocura, al prendersi cura di sé e da aumentare le sue capacità, l'empowerment del caregiver. Perché dobbiamo avere conoscenze sulla malattia, dobbiamo portare conoscenze sulla strategia di gestione dei disturbi del comportamento, proprio per evitare che ci sia una medicalizzazione del disturbo del comportamento. Lo diceva prima la professoressa Bartorelli, non siamo come geriatri contrari al farmaco, ma dobbiamo capire se il farmaco è davvero necessario. Se abbiamo delle cause per esempio di tipo organico che non vengono valutate e quindi non viene valutata la persona con disturbi del comportamento nella sua globalità, non potremo occuparci di quel disturbo del comportamento, daremo soltanto una pillola che è destinata spesso all'insuccesso, perché la causa che magari andiamo a non sottovalutare non ci permetterà di gestire quel disturbo. Supporto, la consulenza per le difficoltà emozionali, l'utilizzo di strategie per la risoluzione dei problemi, richiamo anche alla terapia occupazionale, ma quello che conta ed è importante in un sistema come quello è l'implementazione della rete sociale. Parleremo dopo di solitudine e di isolamento. A fronte di questo il richiamo è forte anche per la formazione degli operatori, perché ci siano operatori formati ma non con capacità tecniche, queste le diamo per scontate, ma alla relazione, all'empatia e che sappiano riconoscere il caregiver nel suo valore vero. È un portatore di bisogni a cui prestare ascolto e attenzione, ma è anche una risorsa attiva, ce lo dicevamo prima, nel processo di cura e di assistenza e quindi è un coprotagonista del percorso assistenziale. Noi lo dobbiamo coinvolgere nelle nostre scelte, fare partecipe. Non è una firma sotto il PAI che a noi spesso stiliamo come piano di assistenza, è qualcuno che vive, conosce meglio di noi quella persona e a cui noi dobbiamo rendere conto dell'assistenza e di tutti i programmi di assistenza che intendiamo programmare per quella persona. Quindi considerare sempre come il familiare percepisce il progetto di cura, che ruolo sente di avere e come si percepisce lui all'interno del sistema assistenziale, e in modo da far crescere questo senso di controllo, di padronanza su tutta la totalità di questa esperienza e sentirsi anche parte di una rete che dà controllo e autonomia e anche nei processi decisionali. Molti sono gli interventi che vengono fatti di tipo psicosociale sul caregiver e sul sistema di cura. Quelli che vi porto qui, che vi segnalo, sono in realtà importanti perché sono degli interventi a basso costo, che però sono di documentata efficacia. Dobbiamo essere anche noi partecipi dei problemi di tipo economico, della gestione quindi di malattie che in termini appunto economici possono essere molto costose, e quindi ben vengano tutti gli interventi che abbiano una reale valenza positiva in termini di costo-beneficio. Interventi di formazione, di counseling,
di Alzheimer Caffè, la terapia occupazionale anche a domicilio, la stimolazione cognitiva. Sono tutti interventi che migliorano la funzionalità quotidiana, il senso di competenza dei caregiver, migliorano la qualità di vita delle persone con demenza e dei loro familiari, come vi dicevo prima, hanno un basso costo. Vi parlo adesso del programma del Savvy Caregiver. In realtà il termine della letteratura anglosassone parla del caregiver esperto, che è stato tradotto in italiano con una, come vedremo, con un termine che è molto più consono. È l'esperienza che viene portata nel 2003 da Ken Hepburn, che è appunto un programma destinato per formare i caregiver in modo che essi siano più competenti e abbiano una maggiore capacità di gestire tutte le problematiche legate all'assistenza. In basso a destra voi vedete la foto di Marcella, ve l'ho portata, un nostro saggio caregiver, che saggio è il termine con cui la professoressa Bartorelli ha tradotto questo programma. È il programma di formazione, appunto, quello del saggio caregiver, che proposto appunto dall'Università del Minnesota da Hepburn, è stato poi tradotto e adattato per la realtà italiana da Luisa Bartorelli. Ed è un programma di formazione complesso che richiede un training apposito da parte degli stessi formatori. Infatti c'è un manuale, un corso proprio dei formatori che si approcciano a questo percorso di formazione del caregiver. E poi ci sono i gruppi di automutuo aiuto, è un'esperienza che ho fatto anch'io sul mio territorio. Nasceva dall'incontro sia in ambulatorio che a domicilio, perché noi abbiamo la possibilità di seguire i pazienti anche a domicilio, quindi in tutto il percorso della malattia, dalla diagnosi fino alle fasi più avanzate della malattia stessa. Sono gruppi in cui i vari membri possono scambiare le loro esperienze, possono acquisire informazioni, non si sentono soli, perché anche le emozioni, quelle negative, sono emozioni che ritrovano anche negli altri. E quindi sono dei gruppi in cui non ci si sente soli. Io qui ho messo insieme alcune testimonianze di caregiver che hanno partecipato a gruppi di automutuo aiuto. Nel gruppo si parla la stessa lingua, si ha la possibilità di esprimersi anche oltre le parole, perché chi sta ascoltando già sa nel cuore il significato di quanto non detto. Un altro caregiver dice: a volte esco da questo gruppo con il cuore pieno di sofferenza, perché anche le esperienze dei compagni di gruppo ci coinvolgono, ci addolorano, ci spaventano. Molti, per esempio, sono caregiver di persone in una fase iniziale della malattia e si chiedono: ma anche per me arriveranno questi momenti? Però la condivisione è estremamente importante. Ogni caregiver è unico, la sua esperienza è unica e questa unicità lo rende risorsa anche per gli altri. E quando le emozioni fioriscono, vengono liberate, possono tradursi anche in poesia. È un libro che vi suggerisco, insieme sicuramente a quello proposto da Zaventi, di leggere. È una raccolta di poesie dove l'esperienza del caregiver veramente viene, con la sua prepotenza emotiva, esposta, ci tocca, e anche questo ci tocca il cuore, il senso della nostra sessione di oggi. Le parole che toccano il nostro cuore. Per quanto riguarda invece un'altra situazione e un altro intervento, è quello della terapia occupazionale. Tutti gli studi hanno dimostrato che, e ce l'ha detto anche la stessa professoressa Bartorelli, quanto sia efficace, e c'è in Emilia Romagna una sperimentazione del programma domicilio. Noi abbiamo tentato di farlo, le dico, nella nostra piccola unità. Abbiamo, io credo fermamente nel valore di strategie di intervento che siano, che possono affiancare in maniera positiva l'intervento farmacologico, e dove questo non basta, non è efficace,
ma possono essere strategicamente ancora più valide. Quindi una di queste è la terapia occupazionale. Ci siamo inventati la possibilità di ricorrere a domicilio della presenza dei tesisti dell'ultimo anno di terapia occupazionale. Noi abbiamo dato loro la possibilità di elaborare dei dati per la loro tesi, che era una tesi sperimentale, loro ci fornivano in maniera gratuita la loro esperienza di terapisti occupazionali in essere. È stato un modo molto semplice, molto gratuito, di avere una risorsa che nella Regione Lazio non viene contemplata a domicilio. Come vedete, la creatività aiuta molto. E poi l'esperienza dei caffè Alzheimer, un'esperienza bellissima, è un luogo di incontro dove familiari e caregiver come e persone con demenza si possono trovare insieme per condividere uno spazio in cui la persona con demenza può seguire dei programmi di terapia di orientamento, di musicoterapia, di terapia occupazionale, mentre il familiare può invece avere informazioni sulla malattia oppure parlare dei propri problemi con altri familiari o con degli esperti. E questo si configura come un vero spazio di cura, basso costo, ma è uno spazio di cura, anche perché quello che noi sappiamo sui caffè Alzheimer, per quanto riguarda gli studi, ci dicono che anche se non ha un grosso impatto sulla capacità cognitiva delle persone malate che lo frequentano, ha sicuramente un grosso impatto sulla gestione dei disturbi del comportamento e sulla qualità di vita delle persone e dei caregiver. Certamente però la demenza comporta una situazione negativa di solitudine e di isolamento. Gli altri ci lasciano soli. Sono io che mi isolo perché lo stigma è troppo forte per essere sopportato. La solitudine può essere drammatica, non pochi sono i casi che noi, di cui abbiamo sentito parlare nella cronaca, di omicidi, suicidi. E questo è il fallimento della comunità. Proprio per prevenire questo fallimento della comunità, l'esperienza delle comunità amiche delle persone con demenza, una comunità che sappia attraverso i vari interventi prendersi cura e che sappia rispettare dignità, libertà della persona, costruendo poi una comunità che in questo modo riceve molto da questo, perché diventa migliore per tutti. Dobbiamo costruire qualità di vita, come quindi? Migliorando la rete dei servizi, costruendo reti di sostegno, valorizzando il ruolo delle associazioni. Dobbiamo formare i professionisti perché sappiano coniugare il ruolo tecnico con la relazione con la persona. Diffondere una medicina personalizzata. Non tutto va bene per tutti. Dobbiamo instaurare relazioni, capire chi abbiamo di fronte, che malato abbiamo di fronte, quale famiglia abbiamo di fronte, quale caregiver abbiamo di fronte. Costruire ponti tra istituzioni e servizi. Dare quindi dignità della vita in ogni fase della malattia, perché il malato di demenza è persona in tutte le fasi della malattia. In questo ambito però voglio ricondurre un attimo il discorso sulla nostra comunità, la comunità dei credenti, dove attuare la nostra cura pastorale della persona con demenza e la sua malattia. In un momento in cui la domiciliarità viene privilegiata rispetto agli altri ambienti di cura, la parrocchia può diventare il luogo privilegiato di attenzione ai malati, diventa soggetto e oggetto della pastorale della salute. E non a caso molte delle iniziative di cui abbiamo parlato prima nascono proprio a livello parrocchiale diocesano, come ad esempio la guida informativa che l'ufficio di pastorale della salute di cui io faccio parte ha messo insieme e che ha una particolare parte dedicata all'orientamento delle famiglie con demenza.
oppure la rete dei caffè Alzheimer nella rete diocesana calabrese, il quartiere di San Zeno a Verona, che si organizza come comunità amica della demenza, i gruppi di aiuto come il nostro che nascono all'interno dell'oratorio. E come dobbiamo attuare questa cura pastorale? Con attenzione, ascolto, accoglienza, per cui siano motivati e agiti dal terreno comune che è la nostra fede. Declinare tutti gli strumenti, quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, con un linguaggio che sia verbale o non verbale, che ci fa prossimo all'altro. Imparare a cogliere i bisogni, anche spirituali, parlavamo prima della preghiera, che sono spesso inespressi. E in questo noi abbiamo cercato di far fronte come? Con una formazione itinerante nelle parrocchie dei ministri della comunione e dei volontari, e direi anche la necessità forse di estenderla ai consacrati. Dobbiamo trovare delle strategie nuove all'interno delle nostre parrocchie, delle nostre diocesi, come ad esempio gli infermieri di parrocchia, le scuole di famiglia, che ci aiutano a trovare nuovi modi per affrontare e gestire lo stress e le dinamiche intrafamiliari. Dobbiamo sostenere il caregiver nelle scelte difficili sull'assistenza. Ieri pomeriggio si è parlato, per quanto riguarda gli hospice, dell'eutanasia e dell'accanimento terapeutico. Anche in questo caso, nella fase terminale della malattia, il caregiver si trova davanti a scelte complicate, che da una parte spingono verso l'eutanasia, dall'altro lo portano verso una cura esasperata che non è più possibile, e configurano quindi un accanimento terapeutico. Dobbiamo preparare il familiare al distacco. C'è, dopo tanti anni di caregiver, quest'unità malato caregiver può essere, intravede la possibilità di uno scioglimento. E come è stato doloroso il percorso di vita assieme, sarà ugualmente doloroso questo distacco. E poi una richiesta di servizio, di maggiore coordinamento e di monitoraggio degli interventi sia a livello diocesano, regionale e nazionale. Dobbiamo quindi costruire una comunità aperta che sia un luogo di aggregazione, di inclusione, di solidarietà, di promozione e difesa della vita, di integrazione tra tutti gli attori coinvolti nell'assistenza alla persona fragile. Nessuno escluso, tutti si sentono coinvolti nella costruzione di questa comunità che è di aiuto, di supporto al malato e al suo paziente. Quindi questa sessione ci parla del corpo, e cosa meglio di un abbraccio può sottolineare questo tocco. Questo tocco e questo abbraccio che consola e che guarisce, che è un abbraccio dell'individuo e della comunità, che è un abbraccio pratico, vero, un abbraccio fatto anche di azioni, di preghiera, perché alla fine ciò che conta, come dice Santa Teresa di Calcutta, è che la medicina non può guarire le malattie del corpo, ma l'unica cura per la solitudine, la mancanza di prospettive, soprattutto in una malattia come questa, dove non abbiamo ancora speranze terapeutiche, è l'amore. Grazie per l'attenzione. Io ringrazio la Sottosegretario di questo intervento, di tutto, ma soprattutto del finale, che ci ha riportato un po' a casa, nel senso vero del termine, in questo contesto. E ci sarebbero qui 1500 domande di sicuro da parte vostra, però in questo momento diamo la parola al quarto relatore di oggi, di cui dirò solo due cose, perché poi Massimo aggiunge lui dopo. Dunque, Francesco Bombelli, ho letto, intanto diciamo la cosa che mi ha detto, a cui tiene un po', è che è consigliere d'amministrazione dell'IRCS Vesta di Milano. L'IRCS Vesta è un notevole IRCS, quindi sapete cosa sono, no? Istituti di ricovero e cura palliativa scientifico. Bene, Bombelli, Francesco, imprenditore oggi, ma ha fatto per 10 anni l'infermiere a San Raffaele di Milano.
famoso ospedale che era allora di Don Berset. E dopodiché ha pensato bene che poteva mettere in piedi un qualche cosa di significativo per l'assistenza alle persone che fosse fatta in un certo modo, ce lo dirà lui. E una frase di quanto ho letto mi ha un po' sorpreso: la soddisfazione più grande deriva dalla possibilità di mettere a frutto le mie competenze per costruire qualcosa per gli altri. E allora io credo che questo aspetto sia ciò che forse ci dirà meglio lui, perché a mio parere fare qualcosa per gli altri è come donare qualcosa di se stessi. Grazie. Innanzitutto un grazie, non so se capita spesso che qualcuno ringrazi per aver parlato per ultimo, ma io di cuore dico grazie. Perché? Perché ho fatto un viaggio in alcune pieghe di memoria della mia esperienza, perché apparentemente sempre giovane, ma ho 48 anni e a 16 anni ho messo il primo passo in un ospedale. E quindi grazie. E quindi grazie di cuore per questa esperienza e questo viaggio che ho fatto in queste due ore. Voglio sottolineare da dove nasce tutto quello che riguarda me, ma che riguarda ciò che ho fatto. In quei 10 anni, e ringrazio di averli ricordati, perché 10 anni in un pronto soccorso a 20 anni, avevo 20 anni quando sono entrato lì, in un'attività che prevede un rapporto uno a uno continuo, io ho dovuto fare un grande lavoro con me stesso, perché a prescindere dalle doti, le capacità tecniche, il talento, perché in quell'ospedale era un ospedale dove chi aveva talento poteva fare, no? Però quello che mi ha colpito e che poi ha segnato il solco di tutta la mia vita e di quello che poi condividerò con voi oggi e vi racconterò è stata l'esperienza con il dolore. Cosa intendo? Perché in questo viaggio che ho fatto in queste due ore mi sono ritornate in mente cose che mi hanno un po' riscosso, ci ho messo un po' quando è finita quell'esperienza. Non dico rimuovere, ma a lavorarci. Il dolore è quello che si può, dal mio punto di vista, quello che ho vissuto lì, dividere in due ambiti e in mezzo ci sei tu, che fai un lavoro continuo, quello che senti su di te. E poi c'è il dolore che ti cambia. Il dolore che ti cambia in quell'esperienza che era quotidiana è quello che vivi con chi soffre, no? E io dico grazie ancora oggi, e chi mi conosce sa che definisco quella l'esperienza più bella della mia vita, e ricorderò sempre come l'esperienza più bella della mia vita. Fatte queste premesse, io guido una realtà che ha più o meno 1000 dipendenti, però è una realtà che fa tante piccole cose. Perché la prima regola che mi sono dato dall'inizio, tutto ciò che sarei stato in grado di fare non poteva abbandonare la dimensione di relazione. Per fortuna in questi mesi si sente parlare che è il tempo di relazione è tempo di cura. Io su questo ci ho sempre combattuto, diventando anche antipatico in tanti momenti del mio lavoro, indipendente, no? E la sfida che lancio qui presentando il progetto, che è più o meno vivo da 2 anni e che ha dato a noi e sta dando a noi delle grandissime soddisfazioni, ha un titolo che allarga il perimetro delle cose bellissime che ho ascoltato oggi e che secondo me riguarderà una sfida ma anche una grande preoccupazione. La longevità non è una malattia. Il tocco come luogo della memoria dal bisogno al desiderio. Perché ho scelto questo titolo? Perché a ottobre dell'anno scorso, in occasione del partecipare a un'altra conferenza, l'agenzia Bloomberg ci aveva appena buttato sul Sole 24 Ore classificati come il secondo paese più vecchio al mondo. E allora io mi sono detto, ma la sfida è accettare di essere il secondo paese più vecchio al mondo, che per quelli che l'hanno pensata questa classifica non è di certo una sfida di pregi. E allora ho detto, secondo me siamo il secondo paese più longevo al mondo, che vuol dire ribaltare completamente il tema,
vuol dire che c'è un grande lavoro da fare, e la prima domanda che mi sono posto: di noi chi si prenderà cura, visto le analisi che possiamo fare sull'infrastruttura che un po' tutti abbiamo creato faticosamente, di cui tutti oggi e in cui tutti oggi noi veniamo accolti. Ora io partirei con la condivisione, spero 15-20 minuti di finire, anche prima, con un video che vi darà la rappresentazione in 40 secondi di questo progetto che parte. Sembra una banalità, ma l'obiettivo nostro in questo lavoro, qui parliamo di circa 70 persone, 60-70 persone, che abbiamo agganciato in un momento, perché la nostra sfida è allargare il più possibile il confine tra fargli passare dall'autosufficienza alla non autosufficienza. E sono, naturalmente, parliamo di tutte persone che portano con sé una vita, patologie, però la felicità che porto qui oggi è che è un lavoro che si può fare e che merita però un modello che un po' tutti avete sottolineato con delle peculiarità che sono, secondo me, meravigliose. Quindi io partirei da questo film. La prima cosa che voglio dirvi, che questo filmato, che è la sintesi di un lavoro che è durato 2 anni, è che non erano così quando li abbiamo conosciuti. Sono diventati così dopo un lavoro che è partito proprio dal accoglierli in un centro diurno, e in questo centro diurno poi è nata una residenzialità costruita intorno a loro, che si sono scelti e che sono andati scegliendosi. Per arrivare lì abbiamo dovuto parlare, se vogliamo, un linguaggio anche un po' nuovo, e soprattutto con chi, con i colleghi, con i collaboratori e con gli operatori, partendo da concetti non tecnici ma che secondo me sono molto più importanti. I giusti nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi. Malattia, vecchiaia e morte sono parte naturale della vita, orizzonte della vita di ogni uomo. Nell'epoca contemporanea, però, questi fenomeni hanno cessato di essere significativi, evidenti, per diventare una categoria riduzionista. La società funzionalistica occidentale riduce l'uomo a 2 soli grandi universi: coloro che sono produttivi e coloro che non lo sono, impoverendo l'umanità di un patrimonio sostanziale, la memoria. La longevità non è quindi per una comunità sociale un luogo di cui prendersi carico, ma un universo di ricchezza che ha un valore umano, sociale, economico, culturale e politico. La prima considerazione è che il secondo paese più longevo al mondo, quesito può permettersi ancora oggi di suddividere in 2, di fatto, con una diga in mezzo che è a me provoca amarezza, perché secondo me non esiste questa soluzione di discontinuità per chi vede la società dall'alto, tra chi ha una vita attiva, che vuol dire produttiva, e chi non ce l'ha, perché anzi, per le caratteristiche del nostro paese, bisognerebbe investire molto di più sul valore di chi porta con sé la memoria di tanto e di tutto. La longevità come luogo di memoria, e qui lo dico subito quale sarebbe la mia provocazione, ma che noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare: questo andrebbe già da oggi narrato, se vogliamo, non spiegato, nelle scuole, perché i nostri bambini, che sono pochi, e i nostri ragazzi, che sono pochissimi,
fra circa 15 anni gli over 65 in Italia saranno il 65%. Ci sono alcuni paesi già oggi che sono oltre il 60%. E quindi mi piacerebbe, noi intorno dove abbiamo questo progetto, continuiamo a mettere in relazione l'esterno con l'interno, dicendo cose che riteniamo fondanti se vogliamo arrivare a un orizzonte. Quindi la longevità è luogo e tesoro di memoria, memoria di appartenenza all'umanità, che indica nel tempo cronologico e puntuale il senso dell'homo viator, che cammina nella storia. Memoria del valore della persona, indipendentemente da ogni caratteristica definitoria della medesima. Memoria delle radici personali e comunitarie, che collocano ciascuno di noi e permettono un riconoscimento. Memoria della fragilità e di limite come segno di grandezza e di apertura alla trascendenza. Memoria nelle mani, nei piedi, dei volti, che ci fa differenti e che permettono alle banali azioni di diventare gesti. Agli anziani appartiene la speciale vocazione della memoria e dei sogni da offrire alle giovani generazioni, il nostro Papa. La longevità e il tempo. Il nostro approccio alla persona longeva è, anche nei servizi, un percorso che è sempre legato al passato e nei più arditi all'oggi. La longevità è invece luogo di futuro. Anche solo per un giorno, il mettersi in ascolto dall'altro può rivelare risultati sorprendenti. Cioè il confine tra salute e benessere e il confine tra bisogno e desiderio in una longevità complessiva così importante viene meno. Cioè anche la persona malata vuole stare bene e anche la persona anziana ha dei desideri. Troppi sono concentrati ad attività assistenziali che hanno avuto e hanno raggiunto livelli altissimi sui bisogni, sul curare, sul guarire, ma pochi domandano a chi ha davanti se desidera qualcosa, se vuole realizzare qualcosa. Quando si supera quel confine è come se sarebbe il fatto che il tuo passato non viene più guardato da nessuno, che invece è il primo segno importante per capire che hai davanti anche se non ti parla, per capire cosa hai davanti anche se non ti può vedere. Cioè, ma la dimensione di potergli dare la soddisfazione di un desiderio è il futuro. Occuparsi di longevità, e questo noi lo condividiamo con gli operatori e cerchiamo di farglielo entrare in testa tutti i giorni. Costruire servizi per le persone anziane non è dare per scontato degli standard, i LEA, lo Stato, le regioni, e pensare che tutto non si esaurisca lì, che la vita, la biografia di ciascuno deve essere sollevata, non fornire a ciascuno la stessa cosa ma ciascuno secondo il suo bisogno, ma aprire una relazione tra bisogno e desiderio. Certo, c'è da fare un lavoro che è complicatissimo, è fatto di piccole cose, è fatto di non distanze, è fatto di stare vicino, è fatto di toccarsi, è ineluttabile questo. Però non possiamo arrenderci a quell'evento che quando guardi, io mi ricordo quando stavano per arrivare, perché il centro che abbiamo aperto non c'era in questo comune, non c'era niente, nuovo, da zero, no? E cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto? Salta questa fotografia. Sembra banale, no? Però nel mente gli assistenti sociali, gli operatori facevano i colloqui per chi, per come, perché. Io dico ai miei collaboratori, è lì che nasce un po' l'idea di iniziare un percorso. A parte tutto ciò che il dovere amministrativo ci impone, cominciate a chiedere alle famiglie di queste persone, che nel frattempo c'è chi era diventato figlio dei figli, c'è chi era, diciamo, tutte quelle dinamiche che sono poi il confine che si stringe sempre di più, per poi cadi in una discesa che va verso la non autosufficienza, e cosa ti offre? O finisci in un RSA, oppure hai un incidente e hai un problema che ti fa declinare verso altre cose. Allora noi, mentre succedeva tutto questo, ci siamo seduti e abbiamo detto proviamo a fare un lavoro diverso. Raccogliamo tutte le informazioni di queste persone, abbiamo raccolto foto di quando lavoravano, abbiamo raccolto i loro titoli di studio,
abbiamo raccolto momenti di vita in cui erano, cioè, erano loro e dovevano tornare a essere loro. Abbiamo riempito questa parete disegnando un albero e questo è stato il modo con il quale noi ci siamo presentati e abbiamo voluto chiarire che il nostro compito non era quella dimensione dove dovevamo custodire delle persone annientando così chi erano state e soprattutto non dandogli un futuro, perché l'altro problema è perché non si deve dare un futuro a chi ha 80 anni o chi ne ha 75 o chi ne ha 93. Certo, è complicato, però adesso vi faccio vedere alcune foto di alcune persone che quando sono arrivate erano lì, pronte per finire, ma che in un programma di futuro che banalmente vuol dire sapere che fra 6 mesi li portiamo in vacanza, è stato allungare un percorso. La possibilità di vedere queste persone che adesso vi presento, sono 4-5 esempi, di sentirsi dire il venerdì, ma domani dove andiamo? Perché? Non perché la comodità del posto, perché alcuni hanno riscoperto, ce n'è uno in particolare che per me rappresenta una cosa che non posso definire, 86 anni, che a 86 anni ha riscoperto il valore dell'amicizia, no? E quindi non voleva più tornare a casa da sua figlia, voleva vivere in un luogo dove poteva sperimentare, nonostante la sua età e le sue difficoltà, questo. E questo vuol dire avere un futuro, a 86 anni questa persona. E il tatto è ascoltare con i 5 sensi l'altro e scopro che può esserci un domani. E questo è stato per noi la scoperta, prima di tutto per noi, vedere nell'altro, cioè la nostra felicità la viviamo con queste persone. Il primo che vi faccio vedere è Giorgio, che ha 71 anni. Io ho pianto su questa storia perché ricordo in vacanza, non ero lì. Loro sono partiti per il mare, no? Giorgio, e c'è la foto? Giorgio, 71 anni, ha un ictus circa 12 anni fa, molto giovane, e resta in carrozzina. Noi lo conosciamo proprio nell'approdo, nel 101, no? Naturalmente nasce una relazione, nasce un rapporto partendo dal presupposto di chi è lui nei suoi 71 anni, non chi è lui per una scheda di rete sociale, chi è il bambino, no? Organizziamo questa prima vacanza, vanno al mare, e tutti, chi più chi meno, entrano in acqua, no? Mi chiama la coordinatrice e mi fa, ma la scena è questa, Giorgio sulla passeggiata seduto sulla carrozzina. E mi dice, ma cosa facciamo con Giorgio? Io lo spingo in acqua. Come spingo in acqua? E la carrozzina, ma cosa mi interessa della carrozzina? Cioè, voglio la foto. Cioè, questa è la soddisfazione di un, non un bisogno, un desiderio, ma io... Ve lo dico sinceramente, questo forse non rende, no? Ma io mi sono commosso quando ho visto la sua faccia, libero da una carrozzina su cui era seduto da 10 anni, da cui si sollevava per la soddisfazione dei cosiddetti bisogni esistenziali, però lui qui ha vinto contro la forza, che era la forza di gravità, con la quale la sua partita era finita 10 anni prima, pensava di averla persa. E adesso vuole andare al mare 6 mesi, noi ce lo portiamo ancora. Però sono cose, guardate, io da operatore, non lo dico da imprenditore perché quelle sono altre capacità, però io ritorno a Rosa. Allora, Rosa, 89 anni, pronta per essere spedita, avete presente, spedita dentro il numero 97 di una camera di RSA, perché lei era quella messa, faccio un salto avanti, oggi a 86 anni è quella che gestisce l'umore e l'allegria di questa casa, perché la casa è una casa a 10 posti. Certo, uno deve dimenticarsi i conti economici di grandi piani industriali, no? Siamo una realtà che sta in piedi, sta bene, ma devi accontentarti di piccole marginalità per fare queste piccole cose che però ti fanno sentire grandi, perché più di 10-12 diventa poi la dimensione in cui devi spersonalizzare. Invece lei sta in questa casa di 10 ed è diventata la regista della felicità lì dentro. Andiamo avanti. Questo è un altro caso che sta diventando anche oggetto di studio, questo lo dico sinceramente, che lui, geometra, poi tecnico petrolifero dell'AGI, mediatore del giro della Martesana, e questo lo sanno tutti, lo devono sapere tutti là, chi è lui, perché se no lo vedono lì, dal parco, finisce lì, no? Non finisce lì, iniziamo da lì, no? E dopo essere stato colpito dal Parkinson,
io faccio fatica a credere, dove sicuro la realtà lui non ha mai dipinto niente, mai. Questo è un esempio, ma se dovessimo farvi vedere che cosa riesce a fare, è lo stupore e del significato di poter fare questo lavoro. Finisco con presentarvi Giovanni Fumagalli, 85 anni, 85 anni, quindi non sto a ripetervi quale poteva essere il suo futuro a 85 anni, cioè nessuno. È stato il primo ad aprire questa casa, anche lui ha un passato professionale importante, ma era oramai totalmente spento. Il suo sogno è sempre stato quello di poter fare lo chef ed è diventato quello che vedete in foto. E nelle dimensioni così piccole, quello che abbiamo un po' sperimentato faticosamente, ma si può fare, anche l'approccio economico alla retta per noi, cioè loro si assumono qualche responsabilità, cioè se c'è quello che cucina, comunque all'interno di un conto economico di una casa per 10 persone come se fossero due famiglie, no? Quindi c'è tutto un aspetto che uno dice, vabbè, ma una piccola cosa, è una piccola cosa, ma se ci mettiamo, le mettiamo tutte in fila, ce ne sono tante. L'ultimo che voglio presentarvi è Nando, perché rispetto al concetto del tocco, lui rappresenta proprio una sintesi importante, che è questa foto, ed è la telefonata più bella che ho ricevuto negli ultimi 10 anni di sua moglie, perché la seconda vacanza al mare che abbiamo organizzato lui non poteva permettersi di andarci, poi io ho detto vabbè, per quello che era il costo, io poi facciamo questo, ma io non intervengo direttamente perché non è un problema di... non è un problema. Perché mi ha colpito questa cosa? Perché mi ha telefonato la moglie, che ne ha 83, alla sera alle 9, e mi ha fatto piangere, per ringraziarmi. Infatti, perché mi ringrazio? Sono io che ringrazio lei. Perché capire che un uomo di 80 anni, e lo ripeto perché è importantissimo, non è che gli fregava di andare al mare. Lui voleva andare in vacanza con i suoi amici, e questo è dare un futuro a una persona di 80 anni, no? Quindi l'ascolto dei desideri non fa bene solo a colui che è accolto, ma anche a chi accoglie, poiché dona nuovo senso alla vita degli operatori, delle famiglie d'appartenenza. Io sono convinto che investire sul coinvolgimento della persona longeva nella vita rallenta significativamente sul declino verso la non autosufficienza. L'anziano, anche non autosufficiente, non può essere oggetto della costruzione della società, ma soggetto attivo con la sua memoria per l'oggi e per il domani. Abbiamo bisogno di costruire una società capace di valorizzare il patrimonio della longevità, una costruzione che parte dalla progettazione con le persone anziane nelle dimensioni culturali, economiche, politiche, imprenditoriali e familiari. Ripartiamo dal desiderio di ciascuno, dalle piccole cose della quotidianità, perché nelle cose più ovvie e ordinarie è nascosto un vertiginoso senso dell'infinità e della trascendenza. Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri, che sono stati prima di noi, sulla nostra stessa strada, nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna. Sono uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto molto. L'anziano non è un alieno, l'anziano siamo noi, fra poco, fra molto, inevitabilmente comunque, anche se non ci pensiamo. E se noi non impariamo a trattare bene gli anziani, così tratteranno noi, il nostro Papa. Io vi saluto dicendovi soltanto un aneddoto, perché nella mia vita ho avuto un tratto fortunato, per me molto fortunato, nel quale ho avuto una particolare relazione, se vogliamo, di amicizia e di collaborazione con una poetessa che rappresenta tanto del disagio piuttosto che di un passato un po', per fortuna, lontano, che è Alda Merini, una persona con la quale... E io ero molto più giovane di ora, perché parliamo di un dialogo di 10-11 anni fa,
Però mi ricordo quando parlavamo dei pensionati a Milano, no? Un po' in dialetto, il suo concetto era questo, che la pensione deve essere, andare in pensione deve essere visto come partire per una vacanza. Tenete conto che per lei in vacanza era uscire di casa e andare all'hotel in Corso San Gottardo, cioè a 3 chilometri da casa sua, no? Ma questa vacanza deve servire a ricollocarsi nella società in un altro ruolo. Però la battuta che ricordo ancora oggi, nonostante i 12 anni, sua, peccato che il nostro paese sia una cattiva agenzia di viaggi e un cattivo ufficio di ricollocamento. Questa per noi, che abbiamo speso e spenderemo tutta la nostra vita in questo lavoro che ci appassiona, è un grande stimolo. Grazie. Mi sembra che ci mancava questo pezzo oggi e credo che sia anche importante avere ascoltato come un imprenditore, diciamo così, agisce in un mondo che è quello della gioia di vivere a 80-90 anni. Abbiamo un debito con la dottoressa Bartorelli che non ha finito prima il suo intervento, adesso abbiamo un po' di tempo perché ci farà concludere il discorso e poi ci farà vedere alcuni filmati che credo siano interessanti perché è vita vissuta. Mi pare che il dottor Zanetti debba invece partire, se non mi sbaglio. No, non deve partire. Cosa che mi ha detto quell'altro? La mia accompagnatrice mi ha detto, ricordati di dire che adesso l'associazione c'ha una sede in cui c'è una, addirittura una grande chiesa. Per dire no, dal villaggio Alzheimer a Villa Giuseppina, no? Dice, alla gamba, la terza gamba, che è l'ambiente, no? L'importanza dell'ambiente, come è stato detto poco, sono state dette varie cose, quindi mi sbrigo. Ecco, abbiamo detto tutti quanti che il luogo privilegiato per le cure sarebbe la propria casa, no? Questo è ovvio, con un'assistenza a domicilio ovviamente valida. Nel nostro caso è difficile perché esistono tanti centri di assistenza a domicilio, ma non hanno delle equipe specifiche da mandare a domicilio che si occupino di questo tipo di patologia che è peculiare e che necessita di una specificità, no? Quindi abbiamo un sistema molto carente su questo, no? Quindi comunque quando pensiamo come protesi sempre allo spazio fisico, vedete che ci sono tutte queste queste parole, diciamo, che sono accessibilità, mobilità, funzionalità, sicurezza, fattibilità, comfort, tutto quello che serve, diciamo, un po' di problemi. Allora, anche le RSA dovrebbero essere così, no? Avere questo, no? Questa entratura. E qui ho messo la famosa, una delle prime case di riposo che ci sono state nel Rinascimento a Bonn in Francia, diciamo, ecco, che comunque aveva dei precisi criteri di ammissione, intendiamoci, come quelli che richiediamo un po' adesso noi, no? Avevano operatori formati, avevano caratteristiche ambientali che per allora erano di avanguardia. Guardate qua, no? Ecco, guardate, questo è ormai diventato un museo, no? E vedete come in fondo con queste mantovane c'era anche un concetto di privacy allora, no? Di adeguatezza, diciamo, no? Con questi comodini in cui sopra c'era un pitale di peltro, no? Sì. Va bene, questa invece è la realtà nostra. Ho fatto qui una foto alla RSA che io intendo la migliore del Lazio, proprio perché vedete c'è un'animazione, no? C'è un'attività che è evidente anche con queste, in questa foto, però ecco, noi
costruendo il villaggio Alzheimer, abbiamo voluto superare anche questa realtà e dare spazi di libertà maggiori per queste persone. Comunque questo sarebbe un lungo discorso. A volte un intervento architettonico anche banale migliora la qualità di vita. Questo qui per esempio è stato un intervento fatto su una sala da pranzo, no? In cui si era notato che le persone mangiavano poco, diciamo un tono dell'umore basso, eccetera. Si è deciso di fare un intervento e guardate qua, con piccole cose, una certa separazione, l'inserimento di colori, eccetera, l'alimentazione è diventata migliore, diciamo, è stato valutato questo. In realtà quando si crea una struttura ambientale bisognerebbe sempre tener conto anche se c'è un danno della memoria, se c'è un calo delle abilità di apprendimento, vedete una capacità di ragionare peggiore, diciamo, e lo stress, un altro livello di stress. Queste sono state ai primordi alcune case preparate da Norvegia addirittura, e con tutta una, lasciando grande libertà alle persone, però con una vigilanza, vedete, una piattaforma digitale che allora era una grossa innovazione, no? Che vigilava su di loro, ma in modo inapparente. Diciamo, adesso molte case di riposo hanno anche delle camere, eccetera. Ecco, e bisogna tener conto proprio di tutti questi deficit sensoriali di cui abbiamo anche parlato, no? Quando si costruisce un ambiente. Il campo visivo limitato, difficoltà nello scanning, alterazione del senso di profondità, tutte queste che anche impediscono una corretta deambulazione, che alimentano le cadute, che sono un grave danno nelle case di riposo e avvengono purtroppo ancora con grande frequenza. E lo stesso anche tener conto dei disturbi che, appunto, che alterano il rapporto con lo spazio fisico, come questa. Per il mancato linguaggio, che comporta anche mancata scrittura e lettura, però, quindi alessia, grafia, eccetera, la perdita di olfatto, perché con l'olfatto ci si orienta anche, no? È un senso primordiale l'olfatto, no? E poi le capacità motorie, eccetera. Guardate qui, questa è una famosa diapositiva che fa vedere come una persona sana, per esempio, vede un ambiente illuminato e guarda come vede un malato di Alzheimer in fase abbastanza avanzata. E questo non tanto per motivi periferici, no? Come potrebbe averlo un glaucomatoso, ma proprio per motivi centrali. E lo stesso anche bisogna stare molto attenti all'inquinamento acustico, proprio questo l'avevamo detto, anche per già perdite di udito legate alla vecchiaia, ma anche alla stessa malattia. Guardate qualche presidio architettonico fatto per esempio per evitare le fughe, no? In una casa di riposo in cui per obbligo, no, di sicurezza c'erano queste porte, no, che ben conoscete, ecco, è bastato, da cui poi fuggivano alcune persone, è bastato, vedete, mettere un poster così con questa bicicletta per allontanare praticamente automaticamente le persone da lì. E lo stesso per esempio il mascheramento di alcune spazi, alcune porte con per esempio dei poster come fatti alla libreria, diciamo, no? Ecco, quindi si deve contrapporre sempre all'ambiente tradizionale, mi riferisco anche alla definitiva, a una delle prime diapositive, che un tempo si pensava più all'ambiente, diciamo, dedicato agli operatori, a chi ci doveva lavorare, no? Ecco, e quindi maggiori spazi per loro, diciamo, e cosa si otteneva a volte, no? Questo è uno studio che non è molto lontano nel tempo, è fatto però non in Italia, e in cui si vede come nel 52% del tempo della giornata le persone delle case di riposo stavano seduti senza fare nulla, no? Ecco, poi ci sono altri spicchi in cui c'è
c'è di dormire, c'è, ci sono altre attività, vedete il cuore camminare solo il 17%, altre attività ancora meno. E quindi insomma sono situazioni da combattere, con un ambiente protesico, no? Come abbiamo detto prima, in cui le caratteristiche un po' come a casa propria, con caratteristiche abitate, alcune le abbiamo viste, proprio perché le persone abbiano comunque una sensazione di controllo di sé, anche se non è diciamo del tutto vero, questo però che abbiano questa sensazione, no? E l'autonomia si è conservata al massimo grado. Infatti vedete che Gentle Care parla di aree raccolte, di stimoli al ricordo, di elementi della vita ordinaria proprio, no? Una vita più normale possibile, percorsi semplici e sicuri anche in giardino, per esempio. E, ecco, avere la percezione di dove sono, no? Questo anche con un'attenzione alla luce, perché abbiamo trovato molti errori nelle case di riposo nei riguardi della luce e della luminosità, no? Che abbaglia, no? Pensando di aiutare, invece adesso c'è tutto proprio uno studio della luce, no? Che possa illuminare senza abbagliare. Tutto questo deve essere posto poi in una rete di servizi, no? Quindi ci sono anche tutte quelle circostanze che sono state dette prima e nominate, e possibilmente nella RS normale ci dovrebbe essere un nucleo anziano, quindi dedicato a queste persone, che non devono essere mescolati in modo indiscriminato con altri tipi di patologie. Quindi diciamo è quello che si è chiamato un tempo la cultura del beneficio, no? Cioè per gli operatori un sistema di lavoro condiviso che faccia dar voglia di fare questo lavoro e con queste persone, no? E un linguaggio comune e un flusso continuo di comunicazione, serietà e serenità. Io dico sempre che è ancora possibile divertirsi, no? Lavorando. Per cui il cardine fondamentale è la formazione a tutti i livelli, sia esterna che interna, e che è una formazione che deve sì insegnare a sapere, a saper fare, ma soprattutto a saper essere accanto a queste persone. Questo è fondamentale, io penso. E vi portavo anche i saluti della nostra associazione, che vedete ormai ha molte associazioni affiliate in Italia, uniti nella lotta contro il tassame, il cui motto è molto si può fare. Io spero che da questa giornata sia venuto fuori questo concetto, no? Che nonostante le difficoltà, le istituzioni che non ci aiutano, che, però in realtà, no? Saper fare e saper essere ci aiuta a fare, ma molto si può fare. E anche adesso per nominare qualcuno che non sia un cristiano come noi, anche Gandhi diceva in a gentle way we can shake, possiamo scuotere il mondo, no? Io penso che da qui possa partire questa scossa, va bene? Grazie. Mettiamo un paio di filmati brevi, ma che sono abbastanza interessanti per qualcuno. Ecco, adesso faccio vedere una cosa molto toccante, che è un approccio fatto diciamo come terapia di validazione, no? Cosa vuol dire questa terapia di validazione? L'avevo accennato prima, no? Mettersi dal punto di vista del malato e validare quello che lui è stato e che ancora può essere, e quindi anche aumentare la sua autostima in definitiva. Qui siamo in un caso estremo, in una fase terminale, e disturba anche perché intorno a questo approccio c'è un disturbo dell'istituzione che non rispetta, no? questo che sta accadendo. No? Filmato, forse questo qua, spero che sia questo. Thank you.
sia un problema di incompatibilità anche, no? Vediamo allora una cosa sulla musicoterapia. Credo che in sala ci sia anche una musicoterapista che sarà con noi. Allora quale sarebbe il problema? Proviamo se anche questo. Quello che volevamo era questo. No, il c'è qualche tecnico. C'è qualcosa che non fa. Vediamo se apre l'arte del peura, facciamo sentire che è successo c'è no, è una cosa che oggi vorrebbe il collegamento. Se non riusciamo, non riusciamo ad aprire questo, diamo tempo per qualche domanda ai relatori, a chiunque, se vogliono magari venire da questa parte, in modo che se c'è qualche domanda da porre, qualcuno che vuole, venga più per piacere perché per esigenze tecniche. Buongiorno, intanto grazie mille per le vostre relazioni. Solo due brevissime precisazioni, nel senso già la dottoressa aveva già anticipato. Esistono studi nazionali o internazionali sul rapporto Alzheimer e preghiera? Nel senso che su altre patologie ci sono studi sulla preghiera. E siccome appunto la dottoressa già l'aveva anticipato, stando con i malati, si vede, cioè non riconoscono i figli, non riconoscono i nomi dei nipoti, però l'Ave Maria la ricordano. Forse cioè, il luogo della preghiera è veramente profondo nell'uomo. E se poi, se ci sono studi che ci dicano la qualità della vita o il benessere, diciamo così, del malato, se c'è differenza tra il malato ricoverato in struttura, assistito da badanti o in famiglia, se ci sono delle differenze. Grazie. La preghiera non ne conosco, è soltanto questione esperienza. Sono state soltanto delle esperienze. Quindi, per il resto qualcosa c'è sulla qualità di vita, no? Anzi, abbastanza recente, ma Orazio risponde meglio di me su questo. Allora, studi nazionali che riguardano la preghiera e la malattia di Alzheimer non me ne vengono. Studi internazionali sulla preghiera ce ne sono, probabilmente li conosce, gli americani che sono soliti pragmatici, hanno parlato di intercessioni, persone che pregavano in un luogo, che pregavano pensando a persone lontane, e queste persone lontane ne hanno beneficiato, questo è andato delle dimostrazioni. Ci sono dei bellissimi, un bellissimo lavoro di moltissimi anni fa che riguarda la capacità di posporre la morte, leggo il titolo, posporre la morte dopo una festa significativa, postponement of death after meaningful occasions, e moltissimi anni fa hanno fatto uno studio che ha riguardato periodo di un arco temporale molto lungo e hanno notato che prima, questa era la festa della luna, noi potremmo dire prima del Natale, prima della Pasqua, c'è un calo di mortalità, come se la gente volesse partecipare alla festa
chi attende con ansia, che è seguito poi un aumento della mortalità. Un lavoro è uscito su una rivista, su JAMA, la rivista dei cinesi, erano degli orientali, perché per loro le feste erano forse qualcosa di bravissimo, infatti era la festa della luna, era la festa della luna, era la festa della luna. Quindi c'è questo legame con questi eventi significativi che è stato dimostrato scientificamente. E così anche sul tema della religiosità e sulla capacità della religiosità di influire poi sulla che viene considerato in vari studi è anche la presenza di una religiosità, di una fede e l'impatto della fede nella qualità di vita del caregiver. Quindi anche questo è estremamente importante, cioè gli interventi nostri come personaggi della salute, al di là di quelli che sono i valori di cui noi siamo portatori e testimoni, sono confortati proprio da un beneficio che è dato dalle evidenze scientifiche. Avete parlato del caregiver prima, e io volevo, e anche della sua criticità, no? Del loro criticità. Recentemente ho letto che uno studio, che forse è stato americano, sull'incidenza del suicidio del caregiver, quasi comparabile con il suicidio di malati di Alzheimer. So qualcuno ne sa qualcosa in più. Questo lo dico perché l'attenzione che va posto a queste persone, no? Se è stato detto prima, no? L'attenzione che va posto alle persone che tutti i giorni si immedesimano così tanto nei problemi, nella vita del paziente, da ammalarsi loro stessi. Ecco, siccome questa è una cosa comune, cioè colui che sta vicino al malato di Alzheimer è una persona che normalmente ci sta giorno e notte, si può dire, e non si dà il tempo per se stesso, forse questo va pensato e va considerato come un'attenzione doverosa tanto quanto per verso il malato. Insomma, è qualcosa che ho sentito io. Una riflessione su questo: qualunque patologia che colpisce una persona colpisce tutta la famiglia. Quando io prima ho narrato una mia esperienza, che però è silente, ma il club è ampissimo, il cosiddetto dolore che ti cambia, se non lo sai osservare e capire, rischia che qualcuno che vive nella prossimità di un malato, nelle patologie profonde come questa ma anche altre, prenda la sua strada, e questo capita purtroppo molto spesso. Qualcun altro? A noi è capitato un caso proprio a Sant'Eugenio di un marito che ha ucciso la moglie, che contrariamente a quello che succede di solito non si è suicidato, no? Perché leggiamo sui giornali, in genere è il coniuge del coniuge maschio che uccide, no? E poi si suicida. Quindi fa parte di uno stato di tipo depressivo, di coppie che sono molto isolate in genere, eccetera. Invece questo caso nostro, per cui siamo anche usciti su tutti i giornali, perché poi ci hanno chiesto, no, di fatto interviste a tutti quanti, eccetera, era una signora, la malata, che un intellettuale anche, diciamo, teneva addirittura un salotto letterario, quindi una persona che poi si è ammalata. Il marito, che l'amava molto, infatti diceva, sul giornale era comparsa questa frase, l'ho uccisa per amore, e questo io l'ho letto in vostra discussione, se era un amore vero oppure no. Ecco, perché, diciamo, intanto si è voluto sempre occupare di lei, cioè veniva solo da noi per le visite, no? Le visite così programmate, ma sempre rifiutato sia il gruppo di sostegno dei familiari, e ha rifiutato anche un sostegno individuale a lui della nostra psicologa, no? Perché addirittura rifiutava anche l'aiuto dei figli, l'aiuto materiale giorno per giorno, e quindi si isolava praticamente, no?
e diciamo che ha seguito la moglie finché questa moglie ha cominciato un po' a sbiadire, perché all'inizio, essendo anche sostenuta da una cultura, il decorso della malattia è andato abbastanza bene, aveva una grossa riserva cognitiva, quindi in fase lieve andava ancora bene, ancora si rapportava bene all'ambiente, eccetera. A poco ovviamente anche lei è decaduta e ha cominciato, non so, a vestirsi male, a non avere più cura di sé, e quindi questa immagine si è sbiadita, e sapete quando lui l'ha uccisa? Quando è diventata incontinente. A quel punto lui proprio le ha sparato con la sala e l'ha uccisa, e non si è suicidato. Tra l'altro, siccome erano anziani parecchio tutti e due, non è andato neanche in carcere, cioè è andato agli arresti domiciliari, poi non so che fine abbia fatto. Comunque una cosa drammatica è stata anche seguirlo come servizio, questa storia è stata abbastanza drammatica. Ma adesso mi ha toccato direttamente, perché nei giorni scorsi a Venezia è successa la stessa cosa. In una casa privata il marito uccide la moglie con le stesse motivazioni probabilmente, e adesso questo marito viene chiesto a noi di occuparci di questo marito, perché appunto il vicinato non lo vuole perché ha ucciso la moglie, quindi uno che può essere pericoloso, ma di pericoloso non c'ha niente. Aveva il problema che forse non riusciva più a sopportare la sofferenza della moglie, ma era la sua sofferenza. E quindi adesso vedremo nei prossimi giorni, io credo che mi troverò in questa situazione da curare, da seguire, e credo che sia un'opera di misericordia di quelle che pesano, ma di quelle che fanno tanto bene a tutti, compreso adesso alle figlie di queste, di questo padre, a cui le figlie vogliono comunque bene, nonostante quello che è successo. Ci vuole la comunità Michele. Quindi questo per dire che questi fatti non sono così rari e richiedono dalla comunità cristiana un'attenzione particolare. Il fatto che quelle famiglie lì attorno non lo vogliono più denota anche una carenza di vita nostra, di vita vera, di battesimo, di consacrazione, di valori. Facciamoci la domanda su questo, perché in questi tempi in cui viene predicato l'odio, forse un po' di amore va letto. C'è la differenza poi appunto tra chi ha assistito a casa, in famiglia, perché lo chiedo perché è stato interessante quello che ha detto la dottoressa, la terza relazione. No, perché ci credo nella funzione culturale della parrocchia, cioè dell'attività culturale non si può fare. Perché noi siamo quelli, specialmente mi viene a pensare, almeno la mia realtà, abbastanza silenziosi quando una famiglia decide di portare l'ammalato in una struttura. Noi siamo spettatori, quando invece magari si potrebbe creare un certo tipo di cultura, se c'è differenza tra l'assistere un malato in casa, cioè in famiglia, la badante, che in realtà è da noi molto molto presente, o la struttura, ecco. Se corrispondente. Ci sono anche gli Allora, ci sono anche gli Alzheimer Caffè nelle parrocchie. A Roma ne abbiamo due nelle parrocchie e quindi c'è un appuntamento ogni 15 giorni dove le famiglie possono venire e confrontarsi, trovare ascolto, essere accolti e così via. Quindi le parrocchie per me giocano, hanno questa possibilità di accogliere e di seguire. Allora, per quanto riguarda la gestione domiciliare e struttura, il discorso è molto complesso. In che senso? Non tutte le famiglie possono gestire a casa la persona. Sono famiglie che hanno già dei grossi problemi e su cui appunto si va a sovrapporre
una problematica così complessa come la gestione della persona con demenza, e quindi a volte la struttura è necessaria. Ciò non toglie che anche in struttura il familiare non possa avere necessità di un supporto, perché vive, ci sono alcuni, ci sono due tipi di guerrieri, quelli che utilizzano la struttura come un deposito, io prendo il mio problema e lo deposito nella struttura, pago la mia retta, faccio le mie visite programmate e torno a casa. Ci sono altri che vivono costantemente con un senso di frustrazione questa scelta, con un senso di colpa, per cui a volte la loro presenza è anche disturbante all'interno della struttura, cercano di diventare all'interno della struttura, sono ipercritici, cercano di diventare loro stessi protagonisti dell'assistenza, quindi non creano quella che è necessaria, che è un'alleanza anche terapeutica tra chi assiste nella struttura e il caregiver familiare, che in qualche modo rimane caregiver anche pur avendo scelto la struttura. Per quanto invece riguarda la gestione a domicilio, certamente è quella che dà maggiore soddisfazione, maggiore possibilità alla persona con demenza. Continua a stare nel proprio ambiente, a coltivare le proprie relazioni fino alla fine, ma richiede veramente un lavoro intorno enorme, perché parlo di caregiver, ma parlo in generale della famiglia, vi ripeto, parlo per esperienza personale, cioè, la gestione è veramente complessa, c'è un cambiamento di ruoli e di abitudini, e soprattutto se ci sono per esempio degli adolescenti in casa. Cioè, noi abbiamo parlato del caregiver come se fosse quasi sempre una persona da sola in casa, ma c'è tutto un resto di famiglia che ruota intorno a questo e che si deve in qualche modo confrontare. Mi piace ricordare che a volte combattere la solitudine, combattere lo stigma anche in parrocchia è necessario, perché molto spesso la famiglia che ha un familiare colpito da demenza si ritrae anche dalle attività, cioè dalle celebrazioni. Non va più a messa o non porta più a messa il proprio caro, perché ha paura di qualche atteggiamento incongruo della persona che possa metterli, che possa esporli in qualche modo al giudizio. Cioè, noi abbiamo parlato veramente di educazione della comunità, ma educazione proprio anche della comunità semplice, parrocchiale, anche nella semplice celebrazione. In questo vi riporto la mia esperienza appunto di caregiver, il mio suocero che era una persona estremamente religiosa, andato a messa in tutti i giorni della sua vita, e aveva difficoltà negli ultimi tempi ad entrare in chiesa, però poi una volta entrato lui cominciava quasi a vagare, allora aveva bisogno di essere riorientato all'interno dello spazio che era appunto la chiesa, e poi alla fine lui si percepiva che lui ritrovava in qualche modo, in qualche angolo del suo cuore, della sua memoria, della sua anima, il contatto con la relazione con quel Dio che tutti i giorni aveva fino a quel punto trovato. È difficile misurare tutto questo, ve lo posso soltanto portare come esperienza, invece il contrario. Ho paura di, per me stesso e per lui, che venga messa alla berlina. E quindi qual è la cosa? Cioè, non è solo solitudine, a volte è isolamento, è un isolamento attivo. Sto chiuso in casa per evitare che gli altri possano giudicare la persona malata, che possano giudicare le mie scelte. Se posso, lo senti meglio? Faccio apposta, no? No, perché... Due mesi fa mi è stato chiesto, c'è qualcuno di Crema qua? C'è nessuno di Crema qua? Perché circa due mesi fa mi è stato chiesto dal direttore diocesano del Sovrano di Crema di parlare sulla pastorale nell'ambito del malato di Alzheimer. Ho cercato in tutto il mondo di internet, in tutte le vie terre,
dire, ma sulla sue esperienze di pastorale con malati di Alzheimer non ho trovato niente. Allora, ciò che diceva lei adesso, ciò che è l'esperienza di ciascuno che può vivere qualche momento del genere, potrebbe rappresentare una prima iniziativa, così di raccogliere esperienze per arrivare a una forma. Facendo un accostamento improprio, posso pensare a un malato mentale, un malato psichiatrico. C'è qualcuno di Brescia qui, quindi non c'è qualcuno di Brescia, no? Uno. Bene, molti anni fa, 1985 forse 86, anzi, 85 forse 86, 86, c'era un malato che andava sempre in chiesa, alla Marmora, tanto così, capiamo che dove siamo. E il sacrista faceva di tutto per non farlo entrare. No, e non parlato di mettere, dovevo lasciarlo fuori, no? Pare logico. Bene, il parroco, che è evidente, posso dire il nome perché è una buona cosa che ha fatto, Don Mario Pellizzari, che adesso è, credo che sia in una chiesetta, in una chiesa vicino a Montichiari, ecco, cosa faceva? L'ha fatto entrare, l'ha fatto venire su sull'altare, l'ha messo vicino a lui mentre celebrava l'Eucaristia, e questo malato è stato lì tutto il tempo, non aveva creato problemi a nessuno, ha dato così un esempio di come si può accogliere le persone, si può stare vicino, si può essere di aiuto, facendo una cosa che penso che a chi stava in chiesa avrà detto quel prete lì è un matto, no? E invece alla fine è stata una cosa che ha educato. E lo stesso Don Mario poi è venuto costantemente in ospedale e teneva una piccola parte della struttura come sua, cioè gli aveva fatto bene anche a lui. Ecco, le stesse esperienze potrebbero essere queste, anche se viviamo in un contesto un po' diverso. Però l'accogliere non guasta mai. Ieri c'è stato un incontro su accogli.it, ecco, accogliere non guasta mai, dare una mano non guasta mai. E la paura dell'allontanamento, di rimanere soli, vale per il mondo della psichiatria, vale per il mondo dell'Alzheimer, allo stesso modo, non per niente, diceva il dottor Zanetti prima, quel signore aveva sette fratelli e è rimasto con uno solo, perché gli altri sei si sono dati a gambe, dico io. Ecco, di fronte alla paura, di fronte alla sofferenza. È banale quello che dico, però è tanto pratico che richiede solo la buona volontà di muoversi. Sì, l'intervento che ha fatto il parroco stimola a parlare delle badanti. Si è parlato di familiari, ricordiamoci, sono migranti, sì, che abbandonano il loro paese, le loro relazioni, i figli, vengono in Italia perché vorrebbero costruire un futuro migliore per i loro figli, vengono da paesi dove l'introito medio mensile è attorno ai 100, 150, 200 euro e quindi hanno l'opportunità in Italia di guadagnare in tempi relativamente brevi delle discrete somme di denaro, ma ricordiamoci la loro sofferenza. Noi abbiamo fatto un'indagine, sono persone mediamente con elevato livello culturale, spesso hanno la laurea o delle lauree, non hanno una preparazione specifica assolutamente nell'ambito del caregiving e quindi sperimentano la sofferenza del distacco dei propri legami, della inadeguatezza nell'assistere queste persone. Ci sono di esperienze in alcune parrocchie che hanno coinvolto i badanti anche, ricordiamoci. Anche loro sperimentano, come diceva lei, depressione, ansia, solitudine, lontananza che non si colma con uno Skype o con una telefonata al cellulare. Ricordiamoci anche queste persone. A proposito delle badanti, voglio sottolineare
un aspetto, a volte esiste la criticità della relazione fra il caregiver informale, dal familiare e il badante. È proprio una relazione che a volte nasce con una specie di conflittualità. Spesso la badante, che è una, magari una buona badante, viene individuata dalla persona con demenza come la persona di riferimento. Questo scatena gelosia, a volte aggressività nel familiare. Ci sono mogli che hanno questo rapporto estremamente conflittuale con la badante, perché sanno di averne bisogno, perché da sole non ce la fanno, ma vedono questo aspetto di relazione privilegiata con la persona che li tocca alla fine di più durante la giornata, che li lava, che li imbocca, come qualcosa che toglie loro, toglie qualche parte della loro vita, del loro passato, della loro relazione passata, e spesso proprio desistono dall'avere una nuova relazione col malato, perché la vedono ormai come qualcosa di impossibile, di delegato a qualcun altro. Questo però può creare dei problemi a livello di questa non più diade ma triade persona con demenza, badante, familiare. Infatti è assolutamente necessario fare una formazione di queste persone. Noi la facciamo dal 2004, dopo aver visto tanti guasti, no? Alludo anche a quello che diceva la dottoressa. E, appunto, insegnargli non solo cos'è la malattia e anche la gestione, diciamo, giornaliera, questo anche perché non sono preparati, ma vengono anche da altre professioni, ma anche il problema della relazione, no? Anche di tollerare certe reazioni del malato, per esempio quali sono i convincimenti deliranti maggiori in queste persone. Il primo è quello del furto. Molto spesso la persona malata nasconde le cose, poi non le trova, no? Eccetera, accusa la badante, no, di furto. Quindi la badante deve anche tollerare questo, capendo che è una espressione di malattia, no? Oppure i deliri di gelosia, come diceva lei, che sono da una parte e dall'altra, sia del caregiver ma anche a volte del malato, rispetto, no? Dipende appunto questa triade, come gira, no? La triade. Ecco. E quindi veramente è una cosa, noi abbiamo visto che poi ci sono due tipi, un po', grosso modo, di assistenti familiari. Noi il corso lo chiamiamo per gli assistenti familiari, no? Perché davanti un pochino c'è qualche cosa di dispregiativo dentro, no? Ecco, e abbiamo visto che ci sono due tipi, quelli dell'America Latina, no? Che magari sono un pochino più pressapochiste, un pochino più, no, meno rigorose poi nella gestione della persona, però sono più affettuose, toccano appunto loro, no? Forse per loro cultura, no? Sono abituati così a un rapporto più stretto, no? Più, e invece ci sono quelli dell'est per i quali è più difficile anche la nostra formazione, perché sono più intolleranti, più rigide, più pensano, più supponenti, ecco, e quindi abbiamo più difficoltà nell'entrare un po' forse noi nel loro mondo, può darsi che sia anche un nostro difetto questo. Comunque è tutto un mondo che si è aperto in Italia e nella parte mediterranea, diciamo, perché nel nord Europa non esiste tanto questo problema, anche in Francia c'è molta differenza fra la Francia del nord e la Francia del sud, perché c'è più l'entrata in RSA, no? Appena il malato appunto è meno comune. Allora, siccome abbiamo cominciato in orario, finiamo anche in orario. No, io ringrazio i quattro relatori, perché mi pare che c'è stato una circolarità che ha toccato tutto il mondo praticamente, no? E ringrazio voi perché siete stati attenti, responsabili, presenti, eccetera, 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 eccetera.
e ci auguriamo che tutto questo serva come attività professionale per chi lo fa, ma come attività interiore, umana e spirituale per chi la vede in un certo modo. Vorrei solo concludere dicendo che il termine badante era stato soppresso proprio perché inadeguato ed era stato sostituito da un assistente alla persona. E mi piacerebbe che ci prendessimo l'impegno di usare i termini giusti anche per rispettare meglio le persone che fanno questa attività. Comunque, grazie a tutti e buon tutto. Grazie.